Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Le voci del cinema e della TV. Quinta stagione. Quattro chiacchiere con i protagonisti del doppiaggio. E la musica la portano loro. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, benvenuti a questo giovedì 1 aprile, sembra quasi fatto apposta, sembra un pesce d'aprile, ma non lo è. Siete in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con, la trasmissione del sabato, del giovedì sera, la trasmissione nella quale io mi riposo un pochino, perché ho qua, li vedo nel monitor d'anteprima, quanto sono belli, mi salutano anche, sono gli ospiti di questa sera, che saranno tra voi un attimo solo di tempo. Ci prendiamo per ricordare un amico che non vedevo da tanto tempo, che ci ha lasciati in questi giorni, Natalino Libralesso, detto Ennio Libralesso. Aveva lavorato tanto anche come speaker radiofonico a Biasiago in Rai, tanti sono stati i doppiaggi che ha fatto, soprattutto negli anni 60, 70 e 80. Natalino, Ennio, come ti conoscevamo tutti quanti noi, un abbraccio ovunque tu sia, fai un buon viaggio. Ma buonasera a tutti quanti. Allora, so che voi sapete perfettamente, ma io faccio finta di non sapere chi sono gli ospiti che ci sono questa sera, perché voglio essere così complice con voi nella scoperta dei nostri amici. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso il vostro consenso, altrimenti si chiude la bottega e si va a fare qualcos'altro. 328-794-8796 è il WhatsApp per essere super social con noi, per fare quello che volete, anche mandarci i vostri controselfie, che sono le vostre fotografie, noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, ma soprattutto per partecipare ai giochi di questa sera, che saranno tanti, li scopriremo durante la diretta. È il momento di passare al momento, all'attimo che mi piace tanto, quello della poesia. La poesia, quella che a scuola ci fanno imparare a memoria, non ci piace, ma quando è recitata da voci sapienti e che sanno fare bene il loro mestiere, ragazzi, vedrete come esce fuori. E dove siamo andati a caparla, come si dice a Roma, questa poesia? Nel 1907. È una poesia di Umberto Saba, si intitola L'addio. Senza di mai lasciato e senza pianti. Devo di ciò accorarmi? Tu non piangevi perché avevi tanti, tanti baci da darmi. Durano sì certe armoniose intese, quanto una vita e più. Io so un amore che ha durato un mese, e vero amore fu. E con questo messaggio d'amore salutiamo e diamo il benvenuto a Dopo Cena con Patrizia Mottola e Mosè Singh. Come state? Allora, ciao a tutti. Come dico sempre, questo è l'applauso della carne ghiol, l'ho rubato perché ovviamente non ci può essere nessuno con noi, perché siamo in piena pandemia ancora, anche se sento dire che in parecchi paesi, soprattutto quelli più piccoli ovviamente e quelli un po' più ricchi, sono arrivati all'immunità, questa famosa immunità di gregge, che vediamo l'ora di belare tutti quanti come dei caproni e di farci veramente immuni completamente. Patrizia, come stai? Bene, un po' stanca, arrivo da un set dove veniamo sottoposti a tamponi, mascherine, e quindi, però bene, sto bene. Che bello. Mi raccontavi appena prima di andare in onda quanto è importante l'organizzazione per la sicurezza, sì, di tutti, non soltanto degli attori, ma di tutte le maestranze, di chiunque, sì, entra sul set, vero? È blindatissimo. Blindatissimo, con tamponi rapidi, tamponi molecolari, grandi accortezze, distanze, e anche l'opzione B, perché se una regista non può più esserci, se un attore, insomma, non è facile l'organizzazione, perché poi si ferma tutto se manca un attore, se ci sono dei problemi di contagi. E certo, perché quella scena era stata prevista per quell'attore, non era stata prevista per un altro, esatto, attore. Quindi in quel caso che succede? Venite, si riesce a rimettere su un'altra scena, a montare qualcosa di diverso?
Generalmente si tende in questo, noi siamo stati abbastanza fortunati, se no addirittura si ferma tutto e si ferma completamente il set ed è un costo inimmaginabile. Pazzesco. E poi si riprende quando si può tornare a lavorare. D'altro... però nel frattempo uno viene pagato lo stesso, anche se poi certo. È fermo, per cui dei costi, costi altissimi. Però d'altronde, ragazzi, altrimenti stavamo a casa anche noi e tutto l'indotto che ci portiamo dietro, perché non è che è soltanto una questione di difesa degli attori. Dice, vabbè, voi attori, a parte che non è detto, insomma, lo facciamo, questo è il nostro lavoro, lo facciamo per vivere e ci serve anche per guadagnare. Però insomma, è bello che ci dai delle notizie di speranza, secondo me, di un... di una ripresa, anche se blindata, però nella quale si riesce a lavorare, e almeno noi lo facciamo. Sì, sì, con tutte le accortezze, però le serie sono partite, in questo caso una serie Netflix che ha bisogno di produrre, perché le persone sono a casa e vogliono comunque vedere, altrimenti si ferma anche il doppiaggio. È vero. Se non si gira, non si doppia. E le persone stanno rivedendo le stesse serie, gli stessi film, dopo un po' hai bisogno di cose nuove. Senti, io vado da Mosè fra un attimo, ma voglio dire questo. Allora, tu sei in questa serie, quante cose hai girato nella vita? Ne hai girate tante, ti è capitato di essere sui set. Ma ti è mai capitato di vederti doppiata, di sentirti doppiata? No, mai, questo no. Non ti è mai capitato? Mai, sono stata ospite in una TV... all'estero, ero in Albania dove mi conoscevano benissimo, conoscevano moltissimo le voci italiane, però doppiata mai, no. Certo che deve essere particolare, deve essere una cosa un po' vero Mosè, una cosa un po' particolare vedersi voce. Allora, a me farebbe molto effetto, ma devo dire che sarei curiosissimo di vedere soprattutto la distribuzione, come è gestita all'estero, insomma, perché poi comunque ogni tanto mi è capitato, magari viaggiando o comunque anche per mia curiosità andando su internet, di guardare prodotti con il doppiaggio locale di altri paesi. Devo dire che le distribuzioni a volte, non lo so, per noi stonano un po', perché scelgono delle voci che magari a pensarci bene dici, ma caspita, forse io qui in Italia avrei scelto altre timbro voci completamente diverso. Però poi io dico sempre, quante volte si è detto, ma il doppiaggio spagnolo, ma che brutto, quando andavamo a sentirlo. Ma pensa, secondo me, gli spagnoli che vengono qua e dicono, ma il doppiaggio italiano, ma che brutto, anche loro, no? Perché poi ognuno ha il suo orecchio. Credo ci sia molta soggettività. È tarato sul suo orecchio. Mosè, come stai? Io sono contentissimo di vederti qui, anche perché il nostro pubblico sicuramente se lo ricorda, tu sei stato uno degli apripista di una... costola di Dopo Cena Con, che è andata in onda nel 2019, i primi mesi del 2020 fino a febbraio, che era Dopo Cena Con gli Emergenti. Sei venuto qui, ti sei messo in mostra, ti sei anche cimentato nella recitazione, e poi però le cose sono andate bene, vero? Sì, peraltro è un ricordo caro di quella serata, perché comunque era verso la fine del 2019, quindi gli ultimi momenti di libertà effettiva che abbiamo avuto, e la ricordo con piacere, innanzitutto perché poi tra i ragazzi che erano lì presenti sono nati anche dei rapporti che sono andati anche oltre, insomma, la sfera lavorativa. Ogni tanto mi capita di sentire alcuni di loro. Effettivamente io arrivavo da una situazione in cui già lavoravo, mi era capitato già di fare dei protagonisti anche su Milano, e poi da lì in avanti, insomma, le cose sono andate bene, per cui sono contento e spero che le cose possano continuare ad andare altrettanto bene. Ma non anche vedo se perché io... non dovrebbero andare bene, perché funzioni no, alla per grande. Carità, certo. Funzioni veramente col alla teatro, grande. Però fermo totale. Il teatro è un disastro, siamo disastrati. Guardate, mi prendo la telecamera, le verticali con voi, proprio per ricordare ai nostri governanti che potete litigare, potete fare quello che vi pare, non ce ne può fregare di meno, non è il momento questo di litigare, è il momento di tener conto che ci sono attori, ma anche maestranze, anche persone che non vivevano di grandi ricchezze e che hanno bisogno di lavorare, se non si può, di ristori, e servono ristori importanti, non i quattro spicci che avete messo sul fuoco, ragazzi, servono ristori importanti.
So che non ci vede nessuno, ma se qualcuno ci vede è importante ridirlo e ricordarlo. Siamo pieni di gente, ragazzi, perché sulla chat di Facebook ci sta Tiziano, Lorenzo, Paolo, abbiamo anche Giovanna, Franca proprio da Torino, da vicino Superga, quindi dalle zone di Patrizia, Rox Barbera, ciao Rox, abbiamo Ottavia, tanta gente. Complimenti a Patrizia, dice Paolo, per Tempesta d'Amore, per i doppiaggi di Pauline e Annabelle e a Mosè per Vikings. Tempesta d'Amore, quanti anni è durato Tempesta d'Amore, Patrizia? Una cosa continua ad andare avanti, ha un bel seguito. Credo che sia una delle più longeve, veramente, sì, andata avanti da in questo momento, sì. E è capitato anche a te di fare quello che succedeva, a me è successo quando ero in cooperativa negli anni, nei primi anni Ottanta, che facevo un personaggio, io in Quando si ama, una delle telenovele storiche, no? Soap opera, anzi, più che telenovela. E poi il mio personaggio a un certo punto, non so che ha fatto, è andato via. È passato un po' di tempo e mi hanno messo su un altro. Poi è andato via pure questo e mi hanno... Ti è capitato anche a te di fare più di un personaggio? Sì, 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 sì. È proprio il caso di questi due personaggi, Pauline e Annabelle. Sono due personaggi sulla stessa serie, a distanza di un po' di tempo, di qualche anno, però ritornare con caratteristiche completamente diverse. Una molto dolce, molto amabile, e un'altra una iena, un bello personaggio molto sfaccettato. Ma allora mi dai il là per una cosa, perché sapete che questa è una chiacchierata informale, però mi piace anche un po' scoprirvi. Mosè, nella tua esperienza, quello che sei riuscito a fare fino ad oggi, eccetera, eccetera, ma a te piace più doppiare un protagonista o un antagonista? Un Romeo o uno Iago? Dove ti diverti di più? È assolutamente uno Iago, ma perché secondo me... Allora, io sono, diciamo, stato fortunato da questo punto di vista, perché il primo protagonista che ho fatto era fondamentalmente un antieroe, quasi un antagonista dal punto di vista psicologico, per cui aveva grande presenza, e questo per noi doppiatori è sempre bello, perché insomma sono tante righe, però ti dava modo di divertirti, perché aveva veramente tante sfaccettature. Credo che la cosa meravigliosa degli antagonisti sia proprio questa possibilità, che altri personaggi invece positivi non ti danno, di poter essere speculare a te stesso, e quindi riversare una marea di emozioni che nella tua vita magari ti capita anche di provare, magari con risonanza inferiore, perché è ovvio che se stai doppiando un assassino magari quegli istinti poi non siano proprio appartenenti alla tua personalità. Però è bello, perché dai modo proprio di alla tua persona di quasi cessare di esistere per quelle 3 ore di turno e entrare proprio in panni completamente diversi, e poi analizzare. Io sono anche un amante della psicologia, per cui riuscire a capire sfaccettature di un personaggio che normalmente sarebbe ai bordi, ai lati della società, è molto interessante, è stimolante. È figo. Patrizia, quanti personaggi... c'è chi dice che il doppiaggio è una bella seduta di psicoterapia anche, perché ti aiuta a tirar fuori delle robe che tu non sei, che tu non tireresti mai fuori. Tu non sei una serial killer, ma ti sarà capitato di doppiare un'assassina. E poi, che ne so, magari sei dolce e ti è capitato di doppiare una strega, un'arpia. Quindi anche per te la domanda, protagonista o antagonista, dove ti diverti di più? In realtà entrambi, anche se poi i personaggi cattivi sono più divertenti, come ha detto Mose. In realtà mi piace tutto, di questo mestiere mi piace proprio la varietà. È bella. Il fatto che in una giornata passi da fare un bambino, un topo, un cane, una strega, una donna bellissima, una bruttissima, una grassa, una magra, una diciassettenne, i giochi, è proprio è questo che mi ha affascinato di questo mestiere, il fatto di poter essere, come diceva Pirandello, uno, nessuno, 100.000. È vero. Poi quando fai l'attore con la faccia, come ti capita di fare a te in questo momento con questa serie Netflix, il ruolo è quello, tu non è che fai 12 ruoli nella serie, capito? Fai quello lì per un lasso di tempo più o meno lungo, mentre invece noi entriamo e usciamo da sale 3 turni al giorno, e come hai detto te, un giorno una mattina sono principe, il pomeriggio sono barbone e la sera sono medico, capito? Poi fai tutti, esatto, i ruoli. Un po' di schizofrenia, come dice il mio psicologo, dice: secondo me dai il mio numero a tutti i tuoi colleghi, perché secondo me un po' siete schizofrenici, un pochino. Ma quindi
E poi voglio subito partire con le canzoni perché voglio conoscervi. Patrizia, tu riesci a... quando finisce il turno, fai come succede a me, che do una specie di tergicristallo e sgombro completamente, oppure te lo porti a casa, te li porti a casa i ruoli? Allora, generalmente do anch'io una tergicristallata, come si suol dire, una pennellata, una cancellata. Altri invece li rielaboro, ci penso. E fu il caso, per esempio, di un film dove doppiamo Michelle Williams, dove mi sono portata a casa questa donna che ha perso suo figlio piccolo di 3 anni. Io ho 2 ragazze, una di 18 e una di 11 anni, e mi sono detta: caspita, tornassi a casa e non avessi più le mie bimbe, le mie ragazze, come mi sentirei? E quindi sono tornata a casa ancora con questa sensazione di che avevo addosso, perché mi aveva coinvolto emotivamente in maniera molto importante, e mi sono approcciata in modo diverso con loro, con la consapevolezza di vivere ogni giorno nel, dando il massimo. È per cui a volte dei personaggi, dei film ti lasciano uno strascico in cui pensi, ed è il compito del cinema, del teatro, quello di farci pensare. Che è un po' quello che manca adesso, no? Il fatto, esatto, che tu vai a teatro una sera e poi torni a casa e rifletti su quello che sta su quello che hai visto, che un po' ti rimane dentro, no? Quindi ti rimane qualche, esatto, cosa dentro. Mosè, tu cancelli tutto quanto o ti porti a casa qualcosa? Io amo talmente tanto questo mestiere che ormai lo vivo a 360 gradi 24 ore su 24, per cui diciamo che c'è anche un po' un concorso di colpe tra me e gli appassionati, perché ormai con i social network abbiamo il contatto costante con gli appassionati che ogni minuto ci ricordano di qualcosa che abbiamo fatto, per cui anche quando si cerca in qualche modo di fuggire da alcuni ruoli, da alcune cose dopo la giornata lavorativa, c'è sempre qualcuno che te lo ricorda, e quindi tu dici: ah, caspita, sì, quel personaggio, ma mi ricordo quella cosa particolare, rifletto un po'. Però spesso e volentieri, poi non mi nascondo dietro un dito, ci sono stati dei personaggi, come diceva giustamente Patrizia poco fa, che poi ti danno anche quella per maturare delle consapevolezze della tua vita di tutti i giorni. Quindi devo dire che 9 volte su 10 dare questa tergicristallata è importantissimo, perché poi ci sono le altre cose. Vedi, Patrizia, vita. Noi quando anni fa, insomma, quando avevamo più o meno l'età di Mosè, non ce l'avevamo i social network che ci ricordavano i nostri ruoli. Noi quanti ce ne siamo dimenticati? Se non fosse per Antonio Genna, se non fosse per gli appassionati, io non ho memoria di nulla. Faccio e cancello, non riesco, non ho... Ma ti è capitato quindi, che ne so, che stai in televisione, passa una roba e dici: ma che so io? Cioè, di dire, ma sì, fammi sentire, ah sì, sono io. E proprio... così, spessissimo, a volte mi dicono, come è successo prima della trasmissione: ti ho sentita, come abbiamo detto prima. Che meraviglia. Ah, sì. Cosa ho fatto? Che meraviglia, che meraviglia. Allora, iniziamo a ragionare anche in musica, perché i nostri ospiti questa sera hanno portato delle canzoni, hanno portato dei brani che a loro piacciono, e vogliamo sapere perché. Perché tra l'altro, attraverso la musica, secondo me, escono fuori tante cose che magari ci metti tanto a dirle, ci metti tanto a esplicitarle, no? Invece con un brano musicale, boom, esce con un col primo ascolto, con la prima nota, esce già qualche cosa di importante. Allora, minuetto solito, è assolutamente ininfluente, ma mi piace farvi fare il minuetto. Chi vuole cominciare con le canzoni? Beh, direi Patrizia, per eleganza e gentilezza, assolutamente. Ma guarda, che cavaliere d'altri tempi, Mosè, veramente, che cavaliere. Allora, Patrizia, ti ricordo il numero d'ordine, senza spoilerare titolo e cantante, quale scegli come prima canzone? Allora, scelgo la numero 1. Perfetto, perché? Così, visto che la scelgo, perché è una canzone, senza dire né titolo né cantante, mi dà una grande energia e una grande voglia di fare, perché la musica poi parlavamo di emozioni, riesce a cambiare il nostro stato emotivo, per cui è una canzone che cambia il mio stato emotivo in meglio. E allora vogliamo cambiare tutti il nostro stato emotivo in meglio, iniziando ad ascoltare un pezzo del 1968, primo brano di questa sera, Dopo Cena Con, portato da Patrizia Mottola. Abbiamo Aretha Franklin con Think. Think about what you try.
fa anche ragionare un pochino questo brano. Ricordo che sì, chi non è avvezzo a Dopo Cena Con, che siccome Mark Zuckerberg non ci dà i diritti per trasmettere, pur pagandoli, cioè io pago discreti soldini all'anno, però non mi dà i diritti per trasmettere, allora a questo punto sapete che cosa, che nuova c'è? Scaricatevi l'app per iOS e Android, anche scritto qua sotto, vi ascoltate i brani se volete sulla radio, che lì sono puliti, mentre invece qui dobbiamo chiacchierarci un po' sopra. Ma quindi Mosè, tu sì, giovane ma sicuramente grande tecnologico, ma la musica è una parte della tua vita o una cosa che se non c'è chi se ne frega? Assolutamente no, è una parte che accompagna costantemente la mia vita. È importante non soltanto per rilassarmi, ma anche per immergermi in concentrazione, in riflessione, anche propedeutica al lavoro, perché no? Mi capita ogni tanto, quando magari non fai delle lavorazioni che si esauriscono in un turno, di ascoltare anche le soundtrack di alcuni lavori che sto facendo in quel determinato periodo. Quindi prima di andare a lavoro cerco di immergermi proprio in quella dimensione, ascoltandone le musiche, respirandone un pochettino l'atmosfera. Per cui per me proprio non può mancare, non può prescindere proprio dalla mia giornata, dalla mia esistenza. Patrizia, anche per te è fondamentale la musica? Sì, no, non si potrebbe vivere senza musica. Mi piace proprio per questo anche aiutare i giovani cantanti o anche un'etichetta discografica. Mi piace, la musica è fondamentale, ci aiuta a vivere meglio. Ma quante cose fa Patrizia Mottola? Non si ferma mai, ma quante ore dormi al giorno? Quattro? Pochissime, vada a disannunciare! Aretha Franklin, Think! E abbiamo pensato tanto anche nei fuori onda, abbiamo scoperto che cosa significa, che cos'è la musica per i nostri ospiti, quindi se siete all'ascolto della radio vi consiglio poi di andarvi a riprendere la puntata su YouTube, su Facebook o su Twitch, dove ascolterete anche quello che non avete ascoltato in onda, perché sono i nostri fuori onda. È il momento della domanda sul doppiaggio, pagina 2 della scaletta. Allora, ho selezionato una domanda che però non leggo io, perché io questa sera sono un maggiordomo, niente di più. Voglio che siano i miei ospiti i protagonisti della serata. E ho selezionato una domanda che riguarda proprio un doppiaggio fatto a Milano, addirittura credo sui 40 anni fa più o meno, sì, 40 anni fa. E un doppiaggio storico, ma io non voglio parlarne, non voglio assolutamente spoilerare niente. Do la parola a Patrizia per la lettura. Fra le serie TV più amate degli anni 80 c'è Magnum P.I., un poliziesco ambientato alle Hawaii. La serie è stata prodotta per 8 stagioni, dal 1980 al 1988. La prima doppiata a Roma, le seguenti a Milano. Elemento caratteristico è la Ferrari 308 GTS del protagonista, che in America è stata ribattezzata la Ferrari di Magnum. A questo punto ecco la domanda: ma chi ha doppiato Magnum, interpretato da Tom Selleck nell'edizione Meneghina? Solo nell'edizione Meneghina, quindi di Milano. 3287948796, potete rispondere esclusivamente su WhatsApp. Io vedo che impazzisce, ma ragazzi sanno tutto. Io stavamo parlando prima che non ci ricordiamo noi i nostri doppiaggi, no? È difficile, a volte ci sfuggono. Ecco, se voi, noi tutti quanti, mettiamo un aiutateci per cortesia su Facebook, ci risolvono il problema dell'IMAIE, cioè campiamo di diritti per tutta la vita, perché è veramente perfetto, sono bravissimi, mamma mia, esplode il WhatsApp. Ma diamo tempo ai nostri amici, perché poi dobbiamo anche andare a vedere se hanno risposto giusto, e naturalmente io andrei con il primo brano di Mosè. Quale canzone hai portato stasera come prima, Mosè? Quale numero? Perfetto, allora numero? Io ti direi di iniziare dalla 3. E allora, mentre la carico, raccontaci perché l'hai portata. Allora, la 3 per me ha un significato molto particolare. Innanzitutto la leggo ad un periodo dell'anno, che è il Natale, che è un periodo che io adoro, perché è la colonna sonora di un film che di solito passa in televisione proprio in quel periodo, forse poi è slegato completamente dall'atmosfera natalizia.
E ne conservo il ricordo perché una delle ultime volte in cui l'ho visto con una persona per me importante, che per me è stata importante, una fidanzata con cui adesso non sto più, però mi ha lasciato insomma questo duplice ricordo, insomma, di questa persona, ma anche di delle ricorrenze natalizie. Quando vedo questo film mi ricordo che si avvicina a quel periodo e poi allora, mi piace tantissimo. Guarda, di solito l'italiano medio si accorge che è Natale perché vede Una poltrona per due, perché ormai è diventato è diventato un cult praticamente. Ma è anche un cult andare a dare un'occhiata nel mondo fantastico di Never Ending Story, la storia infinita, l'Imal, primo pezzo di Moses Singh in diretta su Radio Cigliano. Ma che bello, questa è veramente quanto l'ho ballata questa canzone. Poi io da ragazzino oltre a fare il doppiaggio facevo anche il DJ, questo per dire a Patrizia che si è mai dormito qua. Quando mai dormire, questo sonno, questo sconosciuto veramente. Allora io vi faccio vedere delle cose che hanno creato i nostri amici a casa. Lei è Paola D'Andrea, la disegnatrice ufficiale, ormai l'abbiamo assurda a disegnatrice ufficiale della radio, e questo l'ha fatto per Patrizia. Ti vede insieme a questi personaggi, tu li riconosci? Quello è Amtaro? C'è un cricetino. C'è un cricetino. Trichi, allora, mi pare. Trichi. Aspetta che io vedo una... Allora forse non lo vedo bene. Non lo vedi bene? Non ti arriva? Una bimba, una ragazzina e a destra della bimba, e a destra della bimba, cioè ci sei tu al centro, quella è il tuo sketch al centro, e a destra della bimba ci sta il cricetino. La bimba qual era? Forse ci dà una mano anche Mosè, perché io con i cartoni animati sono un po' una pippa. Allora, se non sbaglio è di Doremi, ma non ricordo il nome. Vabbè. Ha bisogno dell'aiuto di chi l'ha disegnato. Paola, dici qualcosa. Nel frattempo, sai che facciamo? Mentre Paola ci scrive, questo invece è per Mosè. T'ha acchiappato, anche il ciuffo è perfetto, Mosè. Il ciuffo è spettacolare. Allora, sì. Uno è Bip, che è il personaggio di un prescolare che si chiama Dottor Panda, e l'altro invece è Silver ed è un personaggio dei Pokémon. Vabbè, diciamo che tu sei un po' più avvantaggiato perché ce l'hai freschi. A volte io mi dicono delle cose e dico, ma io non l'ho... All'altro giorno, guardate, mi scrive una persona su Messenger e mi dice, guarda, ti mando questo video, questa è la tua voce, quando l'hai fatto? Era un cartone animato, vi assicuro, io non ho la minima memoria di averlo fatto, zero assoluto, assolutamente, come non l'avessi mai fatto. Quindi ci succede, però tu sei un po' più fresco, quindi sicuramente te lo ricordi. Guarda, per me l'importante è che non ti dimentichi di aver fatto Agumon, poi tutto il resto passa Agumon, in secondo piano. Agumon, ti ho cresciuto? Sì. Vedi? Ovviamente. Allora, noi abbiamo fatto forse anche dei danni, Patrizia, perché potrebbe essere. Però c'è una cosa bella, c'ho 20 secondi e ve la racconto. I nostri amici in chat ogni tanto ci dicono che siamo un po' la coperta di Linus per loro. Perché? Perché li abbiamo coperti con le nostre voci da quando sono nati a sempre, e quindi è per loro un sollievo ogni volta che ci ascoltano. È bello come idea, è un'idea molto interessante. Vado a disannunciare The Never Ending Story, la storia infinita, l'Imal, è il primo pezzo di Mosè Singh che ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. Vi ricordo che siete in diretta a Dopo Cena Con, ma siete in diretta anche contemporaneamente e costantemente con Insta Radio, che è radio partner di Radio Cigliano, che condivide il flusso. Quindi se per caso siete su Insta Radio, non è impazzito Giovanni Ottis, il patron della radio, semplicemente state ascoltando una diretta condivisa. Ma noi abbiamo un nostro amico, sentivo squillare, vedo che ha risposto. Vincenzo, come stai? Ciao Alessio, tutto bene. Evviva! Allora, sei stato il primo, ma io devo verificare, scusami, perché magari ci hai presi in giro, non lo so, forse ho controllato male io. Chi ha doppiato Tom Selleck nell'edizione milanese di Magnum PI?
Natale Ciravolo, dalla seconda stagione. Bravissimo! Natale, che tra l'altro ho avuto la fortuna di conoscere, lui è stato il capitano Kirk, come si chiamava all'epoca, non si fa di Kirk, vabbè, Spock, Kirk, di Star Trek insieme a Piccardi, e devo dire, tanti bei doppiaggi che sono stati fatti a Milano, ma sicuramente Magnum P.I. è stato storico. Noi negli anni 80 l'abbiamo vista, è un po' come, io lo metto insieme a Baywatch, Baywatch era fatto a Roma, però due serie stracult che hanno visto abbiamo un po' visto tutti quanti all'epoca. Allora Vincenzo, io intanto perdo un attimo di tempo, sai per fare cosa? Per far vedere che Vincenzo vi ha già omaggiati, i miei composite di locandine vi ha già omaggiati, ah! Ancora prima, guardate, ancora prima di vincere di questa sfida. Questo è un composite che ha fatto per Patrizia e queste, grazie, sono le locandine con Vincenzo, cui ti circonda, guarda che belle, esatto, eccezionali, è bellissimo. Franklin la tartaruga, Land Before Time, Dragon Ball, Balto, dove Magica Doremi, Picchiarello, Amtaro, questa è la sua visione di Patrizia Mottola. Grazie. Mentre per quanto Bellissimo. Riguarda Mosè, ci abbiamo Lupin III, Pokémon, Dragon Ball, Doraemon, One Piece e Vikings. Queste sono le locandine da cui ti circonda. Ma io non voglio rubare tempo a Vincenzo, che ha diritto di avervi per un attimo alla sua mercé. Quindi Vincenzo, cosa vuoi chiedere a Patrizia e Mosè? Allora, Patrizia, volevo chiedere se ha dei ricordi sul doppiaggio di Franklin la tartaruga, perché è un cartone con cui ci sono cresciuto, ha segnato la mia infanzia. E a Mosè invece qualcosa sul doppiaggio dei Pokémon. Vai Patrizia. Allora, Franklin l'ho amato tantissimo e per farlo ho proprio pensato, mi sono immedesimata in lui. L'ho amato perché ha questi amici, ha questa sorellina, e ti racconto una chicca. A volte, perché è stata una serie molto lunga, a volte per renderlo sempre vivace e simpatico, pensa, Alessio, che alcune prove, prima di incidere, gli davo una caratterizzazione napoletana. Rendevo Franklin uno scugnizzo napoletano, per poi ritornare a doppiarlo, ma con dei colpi di genio, per cui l'avevo arricchito rendendo la sorella antipaticissima, giocando con la lumachina, per cui ogni volta che lo doppiavo lo arricchivo di sottotesti che pochi sanno, per cui l'ho pensato in napoletano, l'ho pensato che detestasse furiosamente la sorella. Ma quindi cambiando anche la sceneggiatura in parte, cioè rifacendolo, sì, completamente. Praticamente la prova serviva a prendere le lunghezze, a capire più o meno le lunghezze. E poi io lo farcivo di sottotesti, e ricordo i vari direttori che mi hanno accompagnato, si facevano di quelle risate. Eh beh. Queste sono le cose che uno vuole stare in regia, perché in sala non ci puoi stare, perché inizi a ridere come un pazzo e bruci tutte le prove, bruci le incisioni. Quindi veramente questi sono i momenti in cui vuoi stare in regia e caschi sotto al banco del direttore, perché diventi bellissimo. Questo aneddoto mi piace tantissimo. Mosè, invece tu. Sul doppiaggio dei Pokémon, beh, è una domanda particolare, perché arrivi proprio in un periodo in cui io sono reduce da un altro doppiaggio dei Pokémon, per cui nelle varie stagioni ho fatto altre cose, adesso uscirà il film, è già uscito il trailer, quindi non sto svelando nulla di particolare, sono il protagonista di questo film, quindi insomma una serie che mi lascia sempre un ricordo molto caro. In realtà non la seguivo tantissimo da piccolo, qualche puntata qua e là l'ho vista, soprattutto le prime stagioni. Mi fa piacere che tu mi faccia questa domanda in questo frangente, perché io ho doppiato poi Silver nei Pokémon, che è uno degli antagonisti, tra virgolette, i rivali. Mi ricordo che quando ero piccolo io, quindi mi emozionavo quando c'era Ricci, che era questo rivale di Ash, e lo faceva Patrizia. E quindi insomma c'è stato, mi rendo conto che le stesse cose che ho provato io da piccolo con i miei colleghi, invece adesso qualcun altro le sta provando con me. Grande emozione comunque per quel doppiaggio, con un direttore molto scrupoloso che è Federico Danti, e spero insomma che il film possa piacervi. Ragazzi, sapete che è bello quando arrivi nella sala quando io non ci sono nato nella sala di doppiaggio, ci sono arrivato a 12 anni,
e quindi avevo già visto della roba, avevo visto, io la prima volta entrai in sala, c'era un telefilm cult degli anni 80, si chiamava L'uomo da 6 milioni di dollari, e io mi ritrovai con Roberto Del Giudice, Germano Longo e Franca De Stradis, che ci ha appena lasciati, che doppiavano L'uomo da 6 milioni di dollari in sala. E quindi è un po' come, che ne so, ti piace Tom Cruise e ti ritrovi sul set di Mission Impossible, un po' una cosa del genere, vedi il dietro le quinte, lo scopri ed è una cosa bella, è una cosa, credo che Mosè abbia provato un po' la stessa emozione nel fare certe cose, ma anche Patrizia sicuramente. E Vincenzo, io ti ringrazio, tu l'app Radio Cigliano ce l'hai, vero? Sì, certo, sì, tranquillo. Ho chiesto anche, da quando la seguo, da 3 anni seguo Radio Cigliano, quindi... Perfetto, grazie mille, grazie sempre per tutti i disegni che fai, il composite che fai, ci vediamo presto. Bravissimo. E buona Pasqua Vincenzo, grazie. Grazie, buona Pasqua anche a voi, grazie, ciao. 21.35 su Radio Cigliano e su Insta Radio, siete all'ascolto e sul video naturalmente, alla visione di Dopo Cena con Patrizia Mottola e Mosè Singh. Allora, ha cominciato Patrizia, il secondo disco di Patrizia lo mandiamo adesso, e adesso facciamo un boom boom, ne mandiamo due di fila, uno di Patrizia e uno di Mosè. Ma comincia Patrizia, quale carico? Allora, la 2 è una canzone che ho dedicato alla mia mamma, una mamma che adesso non c'è più, ma come dicevamo prima, in un altro modo, in un altro viaggio, li sentiamo vicini. Sì, li sentiamo vicini, veramente. E quindi questo tra l'altro è un momento in cui di vicinanza c'è anche bisogno, secondo me è mentale, affettiva, ce n'è veramente bisogno. Allora, questa è una canzone del 1996 di un grandissimo compositore, cantautore italiano. Parliamo di Franco Battiato, La Cura, in diretta su Insta Radio e naturalmente su Radio Cigliano. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Beh, che pezzo, mamma mia. Questo è un pezzo, tra l'altro, non del primo Battiato. Ti piaceva il primo Battiato, Patrizia? Quello di Centro di Gravità Permanente? Mi è sempre piaciuto. L'ho trovato sempre geniale, con una scrittura incredibile. E poi un personaggio... è un grande ricercatore. È vero. L'ho sempre apprezzato. Questa sua ricerca. Tu sei la tua base musicale, se dovessi dirmi qual è la base sulla quale sei cresciuta quando eri piccola, cosa ascoltavi per poi arrivare agli ascolti che fai oggi, e qual è il tuo excursus musicale, qual è la musica che ti piace? In realtà a me piace tutta la musica e cambio musica a seconda di come mi sento. A volte ho voglia di ballare, di muovermi, per cui passo anche dalla latinoamericana piuttosto che... altri momenti ho voglia di rilassarmi e sento la musica classica. Per cui davvero tutta la musica è bella e l'accompagno a quello che devo fare. E Mosè, Mosè, invece tu che musica, qual è la musica tua di base, diciamo? Allora, immagino che tu dalla mia scaletta avrai capito sì, qual è il periodo storico musicale che apprezzo di più. Però devo dire che anche io sono onnivoro, uso questo termine, perché la musica è musica, quindi è generatrice di emozioni, di sensazioni che a seconda del momento che sto vivendo, insomma, comunicano e attenuano anche a volte alcune mie percezioni e sensazioni. Forse il rap e la trap, che sono le più recenti, sono quelle che comprendo di meno e quindi non mi appartengono moltissimo, però devo dire che poi generalmente se l'artista, il cantante dietro ha un messaggio che vuole comunicare, insomma io apprezzo molto di più che vedi, non è un po' cosa... Edoardo Bennato cantava sono solo canzonette, invece no, perché c'è anche bisogno di uno spessore all'interno delle canzoni e Mosè lo sa cogliere. E Riccardo chiede a Patrizia com'è stato doppiare la piccola, spero di dirlo bene, Sachiko Kawamura in Nana. Te la ricordi? Ci mettono un po' in difficoltà i nostri amici. Mettono un po' in difficoltà. Comunque... tendenzialmente le anime, i cartoni giapponesi hanno in comune un elemento, parliamo prima di emozioni, parliamo di stati emozionali, ecco, generalmente questi personaggi mi hanno sempre messo per farli e come strascico
una grande energia, per cui le anime, questi personaggi richiedono da parte del professionista, dell'attore, di entrare in uno stato di energetico. Eh sì. Di grande forza, di anche grande perché loro, energia, loro, di grande giocosità. Loro sono molto energetici anche, fanno delle robe sì. che noi a volte non le capiamo. Adesso vado a disannunciare, poi vi racconto una cosa che ha detto un ospite l'altro giorno, che secondo me è meravigliosa. La cura, Franco Battiato, secondo pezzo di Patrizia Mottola, in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio. Nel frattempo, nei fuori onda, stavamo ragionando sulla forza che è necessaria nei cartoni animati. Non mi ricordo chi era degli ospiti, ma figurati se adesso non me lo dicono i nostri amici che ci ascoltano, che raccontava, che diceva: io non riesco a capire perché arriva quello e dice buongiorno e io devo doppiare buongiorno, capito? Ci vuole no energia, ci vuole dei nervi che noi non abbiamo, no? Perché loro sparano tutto quanto, cioè, è una loro cultura diversa dalla sì. nostra. E... te lo disse Jan Sante, se non sbaglio. Ah, Christian, mi sembra, sì, Christian. Vedi, Mosè, ma tu sei... sei tu il nerd della trasmissione, allora. Bravo, Mosè, bravissimo. Senti, boom boom, abbiamo detto, serve il tuo secondo disco. Quale numero passo? Sì, la 1. La 1, mamma mia, che pezzone. Ma perché l'hai portato? Mi ricordo un'estate passata tra amici che ho vissuto con grande intensità, e questa canzone mi dava la carica ogni sera quando prendevo la macchina prima di uscire, insomma la mettevo e insomma mi dava delle sensazioni che all'epoca erano molto positive, ma che davo tra virgolette per scontate, perché non mi immaginavo che poi la mia vita sociale sarebbe cambiata come è cambiata adesso. Ragazzi, potevamo aspettarci, noi soprattutto con la cortina di ferro l'abbiamo vissuta, noi gli anni della cortina di ferro, potevamo aspettarci un missile nucleare sopra Roma, ecco, questo sì, forse ce lo potevamo aspettare, ma che dovessimo metterci le mascherine come i giapponesi, assolutamente non era possibile. E che cosa ci hai portato per ricordarci questa energia dell'andare fuori anche con gli amici? Ci hai portato Bon Jovi, Living on a Prayer, in diretta per voi su Radio Cigliano e Insta Radio. Senti come pompa! Bello, 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 bello. Però comunque musica sto vedendo, perché adesso me la vado a riguardare un po' meglio la scaletta. Mosè, non vedo italiani. Allora, devo dire che amo moltissimo, allora, gli anni 80, e in generale questi artisti, non ho fatto una selezione, insomma, come dire, sulla base della musica straniera, escludendo quella italiana perché non mi piaccia, ma perché a sensazione, devo dire che in questo periodo sto rispolverando un po' di più artisti appunto americani, tendenzialmente, perché quando sento il sintetizzatore di quegli anni lì, in modo particolare... mi estraneo completamente dal mondo, è proprio una cosa che in questo periodo mi fa star bene, volevo quindi comunicare questo tipo di musica. Le sperimentazioni di anni 70 e 80, Patrizia, irripetibili, non ci saranno più, così come sono state sperimentate, ma anche dal punto di vista attoriale ci sono state tante sperimentazioni, soprattutto anni 70, diciamo, che forse oggi si sono dimenticate, ci siamo scordati del mazzo che ci siamo fatti, che si sono fatti all'epoca, per affermare qualcosa di diverso, per uscire dallo stereotipo, per essere un po' più l'uomo da marciapiede piuttosto che Romeo e Giulietta, no? Vero, Patrizia? Sì, vero. È proprio stato un qualcosa di nuovo che adesso ci siamo un pochino dimenticati. Mosè, come ti sei ritrovata a doppiare, abbiate pazienza, a doppiare Soma Ogata nel film d'animazione Seven Days War? Ah sì, insomma, ma devo dire un personaggio particolare, nel senso che non è tra i miei preferiti, ecco, è uno che si presenta all'inizio in maniera un pochino spocchiosa, ma neanche più di tanto, e poi diventa subito il bravo ragazzo col viso pulito che invece vuole assolutamente essere il personaggio positivo del film. È un film che peraltro è uscito anche di recente, se non erro su Amazon Prime, ed è un film che ho rivisto con un po' di dispiacere perché era programmato al cinema e purtroppo invece le cose sono andate diversamente. E quindi dobbiamo reinventare la nostra vita, forse, no? Ci sono delle cose che ci sembra tutto così inscatolato, no? Una vita inscatolata, invece non è vero, ce la dobbiamo reinventare
e dobbiamo essere anche bravi a farlo. Oh raga, però siamo esseri umani, ci siamo, quante volte si è reinventato nel corso della storia l'essere umano, è caduto e si è rialzato, e noi saremo bravi. Poi c'è una bella domanda per voi proprio su che cosa farete dopo, la prima cosa che farete quando si sarà il libera tutti, iniziate a pensarci. Nel frattempo disannuncio poi pagina 2 della scaletta. Living in a Prayer, Bon Jovi, dal 1986, secondo brano di Mosè Singa dopo cena con, oggi è il primo aprile del 2021, non è un pesce d'aprile, e se non è il primo aprile del 2021 e non sono le 21.44, non è che Cigliano è impazzito, è che state ascoltando una replica che potete vedere ovviamente su YouTube, Twitch e su Facebook, che è il punto primario nel quale viene irradiato il video. In radio invece ci troverete sempre nelle dirette e nei podcast, quindi scaricate tutto, perché altrimenti c'è sempre quella saracinesca che si può chiudere la chiave e buttare. Noi col vostro gradimento facciamo la trasmissione, altrimenti non si va avanti. Pagina 2 della scaletta, i nostri amici, siamo al momento della clip misteriosa. Fatemi andare a posizionare all'ultimo messaggio. Quanti messaggi, mamma mia. Allora, a me è sbloccato, ti dico solo questo. È sbloccato, sì. mamma mia, e quando riusciremo a farli vedere tutti sti controselfie che sono arrivati, ragazzi? Io poi ogni tanto butto un occhio, ma leggo dei numeri là. Vabbè, vedremo che cosa riusciremo a fare durante la serata. Nel frattempo, clip misteriosa. I miei amici e colleghi hanno portato due clip tratte da due loro doppiaggi. Io non lo so. No, non lo so. Lo so. Però non ve lo dico da dove sono tratte, lo dovete decidere voi, lo dovete scoprire voi. Come fare? Ascoltare e poi prendere il vostro WhatsApp 328-7948-796, è l'unica maniera per vincere. Il primo che risponde, naturalmente scrivetemi anche non soltanto il titolo del film, del telefilm, di quello che è, ma anche se è Patrizia o Mosè, e scrivetemi il vostro nome, perché alla fine della trasmissione vi manderò un bellissimo selfie, una bellissima fotografia, non un selfie, che mi hanno preparato Patrizia e Mosè per ringraziarvi della vostra partecipazione. Solito minuetto, chi vuole cominciare dei due? Direi sempre Patrizia. Beh, però così te levi dall'impicci, Allora no, ma se facciamo, volete, allora vado io, facciamo un reverse, facciamo un reverse. Questa volta non per problema. Non essere cavaliere, vero Patrizia? Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, per me va bene, con la vostra benedizione. Anzi, guarda, vado. Può essere pure che sia più cavalleresco, se possiamo dire in questa maniera. Sacrificarti e cominciare. Allora, signore e signori, attenzione, state per ascoltare la clip misteriosa di Mosè Singh. Era felice di morire, rideva, sapeva che presto avrebbe banchettato con gli dèi, ma ha chiesto ai suoi figli, ha chiesto a voi, il suo popolo, di vendicarlo. Dalla sua morte la peste si è diffusa nel mondo e ha infettato i nostri fratelli. Dimenticatevi della vostra comoda esistenza. Venite con me, sconfiggiamolo. Unitevi a me, conquistiamo l'Inghilterra e i suoi tesori. Ricordatevi chi siete. Vabbè, questa però è di una semplicità assoluta. Esplode tutto veramente. Ricordiamo tra l'altro che i nostri ospiti, perché poi insomma pare che non sappiamo recitare, no, non è così, la facciamo piatta perché almeno vediamo un po' di difficoltà in più, perché altrimenti è veramente di una semplicità assoluta. Esplode il WhatsApp, ma nel frattempo io direi che lasciamolo esplodere, perché so anche affari suoi, e andiamo, io azzero la basetta e partiamo con la clip misteriosa di Patrizia Mottola. Mio amato, ho aspettato per così tanto tempo il giorno in cui saresti venuto a salvarmi. Però non posso attendere oltre. Solo io posso fermare la follia. Non posso più guardare la gente che soffre. Ti supplico, devi portare questo a lui. Portalo insieme al mio cuore. È un addio. E invece Patrizia non è stata così. No, ancora non l'hanno, stanno arrivando messaggi, ma ancora non l'hanno presa quella di Patrizia. Quella di Patrizia è un pochino più difficile. L'unico, ma aiuto, ma perché vi voglio bene, e che vi posso dire
e che potrebbe essere qualcosa che indiretta, molto indirettamente, riguarda anche me, chissà perché. Quindi potrebbe essere qualcosa che riguarda anche me. Nel frattempo, mentre noi facciamo e lasciamo che tutti quanti votino, io direi di andare col terzo pezzo musicale di Patrizia. Che cosa ci... che numero carico? Allora, io seguo la scaletta 1, 2 e 3, ma vabbè, in questo sei, caso. Sei proprio alfanumerica praticamente, precisa. Esatto, esatto. Perché? In questo caso è una canzone che io dedico alle mie ragazze, perché a volte tendiamo noi donne, ma non solo, a non piacerci e a guardarci e vederci solo difetti. Invece questa è una canzone che dedico a tutti. È vero, perché non è soltanto non si è belli soltanto nel rapporto a due, ma si è belli anche nel rapporto con il mondo. E questo secondo me Joe Cocker l'aveva detto in questa sua canzone. L'andiamo a pescare dal 1977, mi sembra. Joe Cocker, You Are So Beautiful, su Radio Cigliano. You sei bella. E perché dobbiamo dire i ragazzi oggi hanno delle mancanze di bellezza, nel senso che non riescono a vedersi belli. Io non lo so come è questa cosa. È vero, Patrizia? È vero. Noi, per noi era più semplice, o forse ce ne fregavamo. Sì, ce ne fregavamo. Sì. Diciamo che i social non aiutano. No, è vero. Ci sono degli stereotipi Instagram, per cui io, che avendo anche una scuola, lavoro molto con gli adolescenti, mi rendo conto di quanto sia difficile per loro comunicare, riuscire anche a gestire questo rapporto con il proprio corpo che cambia. E poi ci sono dei modelli molto forti in questo momento. Sì. Noi non li avevamo. Noi non l'avevamo, anche se avevamo dei modelli forti, perché noi avevamo quel momento in cui dovevi essere stramagra, strapalestrato, no? Lo Schwarzenegger e la Carla Bruni, oppure la René, come si chiamava? Tante modelle che ci facevano vedere così magre e così filiformi, anzi quasi anoressiche. E adesso, Mosè, ma che succede ai giovani in questo momento? Patrizia mi ha anticipato, perché io ho visto proprio nelle mie amiche, in quelle che sono state le mie fidanzate, e proprio un grande attaccamento quando si apre il proprio telefono e si va su Instagram verso le immagini di persone che idealizzano non soltanto il loro corpo, mi permetto di dire questa cosa che secondo me è anche preoccupante, anche questo fattore, ma anche lo stile di vita. Cioè, nel senso che alla fine la foto di Instagram, e questo io tendo a spiegarlo sempre, essendo io un amante della psicologia, ogni tanto mi piace fare questi discorsi. Lo vedo, c'hai dei cose profondissimi. Sì, no, io tendo sempre a specificare che la fotografia, la storia di Instagram, è semplicemente un frammento di una quotidianità, e quel frammento, in quanto pubblico, deve essere un inganno, un gioco, no? E non è mai così la vita delle persone, non è mai così idealizzata, bella, le immagini sono comunque filtrate. Mi dispiace correzioni. Interromperti, devo disannunciare, ma che discorso bello. Joe Cocker, You Are So Beautiful, la bellezza che ognuno di noi deve essere sempre detta, anche se non siamo, anche nel non essere belli c'è una bellezza particolare, secondo me. E stavamo giusto parlando con Patrizia e con Mosè per analizzare, forse così all'acqua di rose in 5 minuti, quello che sta succedendo adesso, che giustamente Patrizia a partita ha detto, con questo Instagram che, col quale devi cogliere l'attimo, e se c'hai un attimo una cosa fuori posto, subito ti viene fatto notare, no? Come se fosse una colpa, come se fosse una lesa maestà, ma di chi? Di quale lesa maestà? Mentre invece Mosè, che è più giovane di noi e che ha sicuramente una visione da dentro delle persone, stava proprio notando questo, che giusto Mosè, che stavi notando? Sì, che non soltanto viene idealizzata l'immagine in sé delle persone attraverso i social, ma anche lo stile di vita, e spesso poi i ragazzi tendono veramente a cadere anche in una forma, mi permetto di dire, di depressione, perché si pongono degli obiettivi che non è che siano irrealizzabili, ma non sono concreti, perché vanno proprio a toccare una realtà che non può esistere. Cioè, questi postano foto in cui sono sempre in costume, sempre in vacanza, sì. È normale che non sia quello lo stile di vita quotidiano di una persona.
Quello che mi permetto di dire io, ma veramente sono due centesimi, è che vedrete il vostro corpo, il vostro aspetto cambiare sempre e costantemente nell'arco della vostra vita. La cosa bella, fondamentale, che deciderete voi se far mutare o meno, è la vostra interiorità. E quella la bellezza che può portarmi ad innamorarmi di una persona o a darmi la voglia di abbracciarla, non sarà mai l'aspetto. Vabbè, io valorizzate dico, questo. Io dico che il dottor Mosè Singh, dottore proprio di psicologia, perché ha parlato e ci ha dato una interessantissima visione in questo momento, che, vabbè, bravo Mosè, veramente. tanti lati scopriamo di te questa sera, e questa chiacchierata può servire anche a mettere in luce una psicologia e una mente così aperta come la tua. Nel frattempo Tiziano dice: in Trinity Blood due ruoli per Patrizia, soprattutto la prima, dove faceva la hostess che voleva fare la pilota e serviva il tè con 13 cucchiaini di zucchero. Ti ricordi sta roba? Ragazzi, ci mettete in difficoltà. Ci mettete in difficoltà. Sì, ci mettete tutto. Sì. Porca miseria, veramente, sanno tutto quanto. Ci scavano. Complimenti. No, io ricordo una volta, venne qui Sabrina Duranti, se non ricordo male, e io con lei ho fatto tante cose. E ho detto, venne Laura Romano e disse, vabbè, io e te abbiamo fatto i ragazzi insieme, abbiamo fatto gli amanti giovani, poi abbiamo fatto, siamo cresciuti, i genitori, ma in quanti film avremo recitato insieme? Chi lo sa. Ping, arriva un messaggio e arriva una lista di 35 film nei quali avevamo recitato insieme. Bravissimi i nostri amici, veramente. Allora, dobbiamo andare a premiare, perché sono stati bravi, hanno indovinato tutto quanto. Io ve lo dicevo, voi eravate un po' scettici, ma sono eccezionali, veramente. Allora, Mosè, da dove è tratta la clip che hai fatto, che hai letto? Ivar il Senz'ossa da Vikings. Vikings, questa seriona che va in onda, sta ancora andando in onda, la state ancora doppiando, vero? È finita, ecco, vedi, giusto, sono entrato proprio a fagiolo, come si dice a Roma, preciso. Peccato, perché quante stagioni, tante stagioni anche. Sì, mi ha accompagnato dal momento in cui ho iniziato fino a qualche mese fa. Hai capito? È stato proprio un percorso di crescita. Oh, l'abbandono non è mai bello, nel senso che soprattutto quando ti prendi, se fai il film, vabbè, quando lo finisci l'hai finito il giorno dopo, ma se ti porti qualcosa per 2, 3, 4, 5, 6, io ce n'è una che è finita adesso, me la porto da 25 anni. E capito? Wow. Ci sono cresciuto, mi hanno invitato sul set a Berlino, a Colonia, per andare. Ho girato una scena insieme al protagonista che doppio, cioè è stata una cosa bellissima, veramente. E però insomma un po' ci manca. Di sì, anche se poi l'ho vissuto anche con relativa contentezza questa conclusione, perché c'è amore e odio tra me e questo personaggio. Vabbè, molto amore, perché è bellissimo, di una sfaccettatura incredibile, un po' di odio perché quando me l'hanno affidato io lavoravo da 2 mesi, per cui non avevo l'esperienza, volevo essere sostituito, il direttore mi ha detto ma no, lavoriamoci con calma, io comunque non mi piacevo, perché tendo ad avere rispetto di questa professione, per cui le belle occasioni vanno colte, per carità, però se uno non si sente in grado di rendere un buon servizio deve avere anche l'umiltà di fare il passo indietro e di dire no, alla fine forse... Però parliamone. Intanto questa è una bella fortuna che oggi è difficilissimo fare, cioè uno che ti assegna un ruolo e ti fa crescere insieme al ruolo. Ragazzi, non è successo a tutti noi, è vero Patrizia, non è successo tanta a tutti roba, noi no. Assolutamente, questa è bella, tanta roba, tantissima, e poi un po' di fiducia, fortunato. E poi un po' sì, di fiducia, no, nel direttore di doppiaggio, che comunque se ti ha assegnato vuol dire che, ti ma vedeva in realtà delle cose. Siamo andati un po' alla cieca, perché il personaggio, l'epoca è quella dei vichinghi, lui ha una disabilità fisica e andavamo in contemporanea, prima ancora della messa in onda americana noi avevamo già doppiato gli episodi, quindi c'era questo passaggio di anni, perché lui era piccolo, poi passano 10 anni, lui cresce, fine della stagione troviamo lui adulto e mi viene affidato perché mi hanno detto guarda, ci puoi stare, comunque sei agli inizi, non parla tantissimo qua, ma sicuramente morirà da qui a poco.
è diventato il protagonista. Le fatte tutte, non si fa mai. Non si... Io persi sulla serie da 25 anni, persi il provino sul protagonista. Porca miseria, non sapevamo che era 25 anni, ovviamente. Però c'erano già 40 puntate da doppiare. Persi il provino, porca miseria, che sfiga. Il protagonista è morto nella puntata. È andato via. Il coprotagonista è morto nella puntata 2. Il protagonista è andato via nella puntata 8. Nella puntata 2 è arrivato il mio personaggio. Io l'ho fatto senza provino e me lo porto da 25 anni. Quindi sono i culi, quelli della vita, quelli belli. Quelli ma che serie è? Che serie è? Si adesso? Chiama Squadra Speciale Cobra 11. È una serie tedesca. Ah. Che va in onda sulla Rai dal 98-99 più o meno. Allora, andiamo a premiare i nostri amici, altrimenti ci dimentichiamo, ma soprattutto voglio far sentire quanto siete bravi. La clip di Mosè l'ha indovinata, il primo ovviamente perché erano in 100, Marco da Cani Cattivi, un nostro collega attore. Bravo, che Marco. Sta in Sicilia. Bravo Marco, ti meriti l'applauso anche tu della Carnegie Hall, quello fintissimo. E noi sapete che cosa ci meritiamo? Perché io, finché non lo sento, non ci credo. E allora andiamo a sentire Mosè Singh su Vikings. Era felice di morire. Rideva. Sapeva che presto avrebbe banchettato con gli dèi. Ma ha chiesto ai suoi figli e ha chiesto a voi, il suo popolo, di vendicarlo. Dalla sua morte, la peste cristiana si è diffusa nel mondo e ha infettato i nostri fratelli Rus. E dite ancora di essere vichinghi! Comportatevi da vichinghi! Dimenticatevi della vostra comoda esistenza! Venite con me! Sconfiggiamo Re Alfred! Unitevi a me! Conquistiamo l'Inghilterra e i suoi tesori! Ricordatevi chi siete! Siete come gli dèi e andate verso il Valhalla! Vabbè, questo è le donzille lasciate sul leggio. Ma d'altronde sì. Sono vichinghi, non sono educande, esatto. Sai, non sono esatto. Carmelitane scalze, sono vichinghi. E va bene, bravo Marco che hai indovinato, avrai la fotografia che mi ha mandato. Mi piace parlare in italiano, il selfie, l'autoscatto, neanche, è una fotografia, quella è proprio una fotografia che mi hai mandato e l'avrai nel tuo WhatsApp alla fine della trasmissione. Spostiamoci su Patrizia. Patrizia, da dove era tratta la clip che hai letto? La leggenda di Giulia di Ken il Guerriero. Mamma mia, che bello. Vedi, abbiamo io, tu lo sai, no? Io ho fatto Ken il Guerriero tutta la serie classica, 153 puntate, qualcosa del genere, negli anni 80. Ero bambino, ero credo appena diplomato, qualcosa del genere. Racconto sempre a tutti, Patrizia, che quando la vidi, dissi: questa non la vedrà nessuno. È diventata un caso. Quando te sbagli, no? Quando sbagli tutte le previsioni. E allora, chi è che l'ha indovinato? Dovrei avere anche una sua fotografia perché me l'aveva mandata. L'ha indovinato, eccolo qua, lo possiamo vedere in faccia. Carlo che ci sta seguendo da Arenzano. Tra l'altro, wow! Ha un computer acceso con le vostre fotografie, quelle del lancio, ma c'ha da una parte One Piece e dall'altra Dr. Slump, quindi vi conosce, ma legge anche i manga delle cose che abbiamo doppiato. E sempre, wow, bravo Carlo, grazie, e sempre perché io, ragazzi, devo assolutamente ascoltare per crederci. Patrizia Mottola. Mio amato Kenshiro, ho aspettato per così tanto tempo il giorno in cui saresti venuto a salvarmi. Però non posso attendere oltre. Solo io posso fermare la follia che governa Shin. Non posso più guardare la gente che soffre. Ti supplico, devi portare questo a Kenshiro. Portaglielo insieme al mio cuore. E un addio, fedele Tobi. Mamma mia, questo era qualche anno fa ovviamente, però insomma la cosa bella è che siamo riusciti a utilizzare una clip di una cosa che ci lega anche senza saperlo. Noi non ci conoscevamo prima di questa diretta, Patrizia, però adesso ci conosciamo. Sapete che cosa sto facendo io? Guardatemi, sto conoscendo tanti bravi colleghi, ma simpatici anche colleghi milanesi che non conoscevo, siamo sempre stati lontani. E adesso la figata è che tutto questo, vedi, vi posso mettere un po' rettangolari, posso, vedi, farmi più grande, io più piccolo e tu più grande, cioè riusciamo a stare insieme anche in video da lontano.
E questa è una bella abitudine che dobbiamo mantenere, secondo me. Uno scambio culturale fra Roma, Milano e Torino, perché il cielo è lo stesso, è il cielo del doppiaggio e siamo tutti sotto lo stesso cielo, ragazzi. E questa, questa è una verità. Alle 22.03 ho detto sta cosa. Posso anche ritirarmi, ma sicuramente non prima di aver chiesto a Mosè qual è il suo terzo brano. Allora, il mio terzo brano in questo caso è... il 5. E perché l'hai portato, Mosè? Cosa ha di importante? Il significato, nonostante la canzone sia leggerissima, il titolo è un incoraggiamento costante ed è una cosa che io mi ripeto come un mantra, perché spesso e volentieri mi faccio un po' domare dalle insicurezze e invece capisco che non devo mollare, devo darci dentro sempre e comunque e crederci fino in fondo. E allora sapete che cosa facciamo? Non molliamo, lui era il pupillo di Madonna, faceva negli anni 80 una pubblicità in una lavanderia nella quale rimaneva in mutande perché metteva tutti i vestiti a lavare e ce lo ricordiamo bene. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, dagli anni 80, Mosè Singh in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio. Mamma mia che ricordi, lui era veramente il pupillo di Madonna, straprodotto da Madonna, che due anni dopo che aveva iniziato a cantare già poteva produrre gente, pensa come funzionavano le cose, eccezionali. Allora, vediamo se c'è ancora qualcun altro che ci scrive. Chissà se anche lei, si chiede Tiziano, quindi anche Patrizia, farà un cameo in Tempesta d'Amore come hanno fatto altri doppiatori come Novara e Beatrice Caggiula? Caggiula. Beatrice Caggiula. Ma che è successo? Sono andati a fare in viso, hanno fatto delle robe in Tempesta d'Amore? Sembrerebbe hanno preso contatti con gli attori che sono in Germania, sono andati fin lì e hanno fatto anche delle... apparizioni all'interno della serie. Che meraviglia, vedi, non sono il primo che l'ha fatto, l'hanno fatto loro per prima questa cosa. Allora, sempre Carlo che ha vinto, era il che ha indovinato la clip di Patrizia, ci fa vedere un altro contro selfie e ci parla della Caligo. Praticamente il cielo era sereno, ma questa caligine che sale dal mare faceva sì che sembrasse che le nuvole fossero basse. Invece è una bella, una cosa stupendo, bella. Stupendo davvero. Guarda che meraviglia. Nel frattempo andiamo a salutare anche Gaetano dalle Marche, che vi ha inanellato una serie di personaggi uno dietro l'altro col suo stile. Col suo stile disegna in questa maniera. A Patrizia e a Mosè mando un caro saluto, Gaetano, ed è firmato grazie con la data. A te, Gaetano, lui a te invece, un caro saluto. Lui invece è Alessandro da Bologna, che ci manda anche lui le dita in su, che vanno sempre bene. Mentre invece Andrea da Firenze ci fa vedere, mazza che bello, sembra quasi un set, il disegno di un teatro, di una pièce teatrale. Vero. E dice che mentre disegna questa sera ha già preparato le cuffie, le vediamo lì, per stare insieme a noi e non perdersi dopo cena con. Saltiamo le Alpi? Dai, saltiamole, andiamo a Zurigo, dove Sasha vede Patrizia con Giulia, quella che abbiamo appena sentito nella clip, Masaru, Yada, Vrat e Triki. Questi sono i personaggi che sono nel suo immaginario. Per Mosè abbiamo Alex Oeg Andersen, che credo che sia quello di Vikings. Sì. Giusto. Poi Bartolomeo il Cannibale, Zenitsu Agatsuma e Thomas. Abbiate pazienza se li dico male, perché sono tremendi. Mentre eravamo in Svizzera, andiamo a Siracusa. Alessandro da Siracusa, anche lui ci manda il suo ok. Vado a disannunciare il disco e sono subito da voi. Never Gonna Give You Up, non si deve mai mollare. Ma allora, Patrizia Mottola, i sogni nel cassetto devono restare nel cassetto o devono avere delle gambe per camminare? Secondo te come funziona? Ah, bisogna continuare a sognare perché se puoi sognarlo, puoi farlo, come diceva il grande Disney. È vero. Tutto parte dalla nostra immaginazione. Tornando a questo momento storico, sicuramente quello che sta accadendo ci sta un po' spegnendo, ma non dobbiamo mai spegnere i nostri sogni. Io sono davvero testimone di questo. La mia famiglia non voleva che facessi questo mestiere,
ma l'ho sognato, l'ho desiderato e sono andata al di là di quello che potevo immaginare. Guarda, sei andata... Ho fatto tante di quelle cose che... Sei andata su una domanda che faccio sempre a tutti quanti. E come, tu sognavi di fare l'attrice, quindi era proprio il tuo sogno nel cassetto? Sì, io ho avuto una folgorazione quando con la scuola siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale. A casa mia, figurati, io sono vecchiarella, la televisione è arrivata tardi, poi era in bianco e nero, insomma, vedo questo spettacolo teatro e ho detto questo è quello che voglio fare. Però i miei non volevano, per cui sono arrivata un po' diventando una scenografa. Dalla scenografia sono passata alla radio anch'io, dalla radio sono riuscita a vincere, a proposito di sogni, un provino per entrare nella scuola di teatro stabile con Luca Ronconi, eravamo 700 e io fui presa, prendevano solo 12 persone, per cui mai smettere di sognare, di sperare, di avere fede in quello che sono i nostri sogni. Molte volte i ragazzi noto che tendono a dire ma è difficile, non voglio illudermi, preferisco accontentarmi. Si arrendono molto subito. Facilmente. Sì, invece molto no. La testa è dura, la nostra. Fortunatamente noi abbiamo una bella testa dura, la calotta cranica. Si deve dare le botte, si deve sbattere la testa. Mosè, tu hai sbattuto la testa anche tu, è stato più semplice il percorso per te? Io sono andato avanti come un ariete. Cioè, quando ho scoperto questo mestiere ho detto io voglio fare questo, avevo 10 anni e così ho fatto, ho provato in tutti i modi a studiare teatro, recitazione, edizione, fare il corso di doppiaggio, andavo negli studi a Milano ad assistere, era un po' complicato perché io abitando a Biella e avendo ancora la scuola da fare, insomma, riuscivo a spostarmi in orari un po' particolari, però ho sempre avuto la faccia tosta di chiedere, fare e disfare, con l'aiuto naturalmente dei colleghi che si prestavano, ecco, per permettermi di assistere ai turni, ma ripeto, ci sono stati momenti in cui sicuramente la strada mi sembrava più in salita, altri in cui mi sembrava più in discesa, la preferisco in salita, perché se no non ho quella soddisfazione di dire cavolo ce l'ho fatta. Ragazzi, io vorrei, così bisogna fare. No, vorrei dire, ma Patrizia, cioè qua ci sta della gente veramente che si arrende, ma ancora prima della prima botta, subito, in teoria si arrende, pensandoci, mentre invece, ragazzi, se deve spingere, da Biella andava, cioè non è come qua che magari io ce l'ho sotto casa. Io avevo uno stabilimento di doppiaggio relativamente vicino a casa, le prime volte ci andavo con l'autobus normalmente. Cioè uno si fa anche un culo nella vita, ma perché è giusto farselo. Oh, che bella cosa, che bel messaggio che stai dando veramente, Mosè, ci piace tantissimo. Mi fa piacere, insomma, spero che le cose possano cambiare, perché secondo me c'è bisogno veramente di vivere, ma non dico stando sempre con i piedi per terra, ed è giusto fare anche quello, però il coraggio di sognare è qualcosa che deve far parte della natura umana, soprattutto della giovinezza. Poi non significa che negli anni questa cosa vada persa, però all'inizio, insomma, se non si crede alle favole quando si è piccoli... Ma se non ci sbatti la testa a 20 anni, ma quando ce la sbatti la testa? A 50? 50 ti sei rotto anche un po' le scatole di sbatterci la testa, no? Anche se... E ben venga cadere e sbattere la testa. Bravo, bravissimo. Allora, pagina 3 della scaletta, perché è il momento della storia del doppiaggio. Insieme a Gerardo Dicola, storico del doppiaggio, ha veramente scritto tantissimi libri, è forse stato uno dei più attivi nella produzione di libri che parlano di doppiaggio, abbiamo deciso di creare la storia del doppiaggio qui a Dopo Cena Con, divisa però nelle varie puntate che comporranno questa stagione. Alla fine le metterò tutte insieme e sarà come aver avuto tutti gli amici, Patrizia, Mosè, ma tutti gli altri insieme, ospiti, in un'unica puntata e aver fatto questo discorso tutti quanti insieme. Allora, io vi chiedo di, bravi, l'avete già fatto, siete eccezionali, di mettervi proprio al centro dell'inquadratura, perché abbiamo le inquadrature particolari. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla 20ª puntata di questa narrazione, i fuori usciti dalla CDC. Abbiamo detto che si erano create le categorie. Che cosa voleva dire? Che all'epoca c'eri un attore che faceva i protagonisti, eri in categoria
categoria extra, poi c'erano delle altre categorie mano a mano a scendere, e c'era chi però non si riconosceva in queste categorie, giustamente, anche in maniera estremamente legittima, magari provava a salire di categoria. Altre volte invece preferiva fuoriuscire, uscire dalla cooperativa. E oggi parliamo dei fuoriusciti dalla CDC. Abbiamo detto che la CDC, come la società ODI fondata nel 1945, è strutturata in categorie extra A, B, C, D. Le categorie sono mal sopportate dai doppiatori, che aspirano tutti a entrare nella extra per guadagni e gratificazioni maggiori. Però, come ha dimostrato Gerardo Di Cola nel saggio Profilo di storia del doppiaggio, si entra facilmente nel mondo delle voci se si è figli di doppiatori, ma non si raggiunge la categoria extra se non si è bravi. Il passaggio da una categoria all'altra è lento, troppo lento, e qualcuno ritiene di esserne penalizzato. Per esempio, Dia Cristiani, importante doppiatrice che ha fatto recitare anche tante attrici italiane, collezionando migliaia di doppiaggi, nei suoi quasi 30 anni di carriera è sempre stata confinata nella categoria A, mentre la più giovane, Maria Pia Di Meo, è arrivata nella categoria extra nel giro di una decina d'anni. La frustrazione provocata dalla divisione in categorie sarà alla base di diaspore più o meno traumatiche dei doppiatori insoddisfatti, che fonderanno altre società. Ricordiamo la ARS nel 1952, la CIDE nel 1954, la SAS nel 1958. Alla base del malcontento, due eventi caratterizzano la storia della CDC. La sua ristrutturazione nel 1963, con un forte ridimensionamento degli organici, e l'uscita forzata di Emilio Cigoli nel 1965. L'imperatore delle sale di sincronizzazione si trasferisce in SAS, cooperativa fondata da un altro grande insoddisfatto, Stefano Sibaldi. Era stato da sempre confinato nella categoria A e vedeva sistematicamente delusa la sua legittima aspettativa di diventare direttore di doppiaggio, cosa che automaticamente promuoveva in categoria extra. E come vedete, i soldi muovono il mondo, ma non solo i soldi, ma anche il prestigio, perché io che ho vissuto, ma Patrizia pure, abbiamo vissuto le categorie prima che il doppiaggio diventasse a righe, turni, eccetera, eccetera, ci ricordiamo che cosa significava per un attore essere magari un attore promettente e stanziare in categoria 2, nella categoria B praticamente, e non riuscire ad arrivare in extra. E questo è stato completamente azzerato dal contratto dell'89, che ha reso uniformi le tariffe. Poi ognuno può chiedere quanto vuole, ovviamente, ma le tariffe base sono uguali per tutti. Io, Patrizia o Mosè, se andiamo a fare un doppiaggio di tot turni e tot righe, percepiamo la stessa cifra. E questa è una cosa molto paritaria che secondo me funziona anche abbastanza bene. 22:16 su Radio Cigliano e su Insta Radio, ma anche su Facebook, Twitch e YouTube, siete all'ascolto e alla visione di Dopocena con Patrizia Mottola e Mosè Singh. Allora, io ho il quarto brano di Patrizia. Quale ne mancano due? Abbastanza facile scelta. Dove andiamo a parare? Beh, naturalmente al 4. Ma niente, proprio sei sistematica tu, sei una donna sistematica. Mentre lo carico, perché l'hai portata? Beh, a proposito, prima dicevamo mai arrendersi, mai mollare, non accontentarsi. Mi piace molto, la voce che sentirete e le parole di questo testo. E poi è legato a un film che parla di questo mestiere che è un po' da carrozzoni, da circensi. The Greatest Showman è il film, che credo che sia uscito anche, sì, è uscito con questo titolo anche in Italia, esattamente. Sì. Siamo nel 2017 e andiamo a sentirci praticamente, non so se è la main track, ma è una delle canzoni più belle e melodiche di tutta la soundtrack di questo film. È cantata da Lauren Allred e si chiama Never Enough, in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio. Ah, che bella. Allora, il musical è un genere che ti piace, Patrizia?
Sì, mi piace perché in realtà condivido il fatto che l'artista, l'attore deve essere preparato a 360 gradi, il corpo, la voce, la voce in tutti i suoi aspetti, cantata, doppiata, letta, interpretata. Per cui credo moltissimo nella preparazione a 360 gradi. Molte volte in Italia, e non solo, si tende un po' a creare dei settori, il doppiatore, punto, l'attore di teatro, punto, l'attore di cinema, punto, il cantante, punto. In realtà è bello, siccome noi lavoriamo con il corpo e con la voce, poter essere estremamente flessibili e plastici. Questo. Scusa, Mosè, Carlo chiede e ti chiede se hai avuto un bel banco di prova in Demon Slayer e vuole sapere da te quante corde vocali ti sei fatto saltare per urlare in quel modo. Tante, Allora, tutte. tutti i turni di 150-190 righe urlate, Mamma mia. erano tutti così. Quindi c'è stata un po' di fatica, ma devo dire che poi la tecnica in quel caso sopperisce a tutto quello che la gola invece non ci permetterebbe di fare per ovvi limiti. Quindi è stato faticoso, ma devo dire che è stato estremamente gratificante perché io conoscevo già quest'opera. Ma un po' come Alessio fece con Ken il Guerriero. Dissi sì, sicuramente in Italia la guarderanno. Bene, record di incassi del film, ha battuto Titanic in Giappone, candidato all'Oscar. E adesso la serie sta arrivando con la seconda stagione e anche lì ha battuto Dragon Ball, tutti i vari successi con le vendite alle stelle in tutto il mondo, in Giappone in modo particolare. Quindi mi sento un pochettino sotto pressione in questo momento storico, devo dire la Oddio, verità. oddio che sto facendo, oddio che sto facendo, un po' così. Esatto, perché poi non è conclusa la cosa, il film deve arrivare, la seconda stagione anche, quindi un attimo di ansia c'è, ma è bello così. Devo dire L'ansia da prestazione è quella bella che ci viene quando facciamo delle cose, perché poi a volte ci rendiamo conto che ci esplodono nelle mani delle situazioni. Io ricordo sempre Quattro matrimoni e un funerale, un film che era stato visto e pensato come un flop, che non sarebbe mai stato visto da nessuno, invece stracampione di incassi, gli è esploso fra le mani. Quindi vedi, succedono le cose che magari lo guardi e dici, vabbè, ma questo che volete che sia? Poi non so come guardandolo abbiano potuto dire che volete che sia, perché non lo capisco, però sono cose che succedono, le distribuzioni a volte fanno delle cose pazzesche. Andiamo a disannunciare il brano. Lauren Allred, Never Enough, in diretta su Radio Cigliano, è il quarto pezzo di Patrizia Mottola, li stiamo conoscendo veramente anche dal punto di vista musicale e questo è bellissimo, mi piace tanto. Senti, io ho una domanda per Patrizia che però mi fa venire una curiosità, perché Domenico dice che hai doppiato anche la versione americana di MasterChef. In che senso? Beh, MasterChef è stata, conoscete tutti questa trasmissione sulla cucina, in realtà ha avuto Nuova Zelanda, MasterChef Junior, MasterChef Ce ne sono America, state Italia, tante, in tutto il mondo è tante stata. incarnazioni, certo. E quindi dice, ma ti piace doppiare questo tipo di programmi? Ti piace doppiare roba così, possiamo chiamarli reality? Come si possono chiamare? Sì, sono dei reality, delle Allora, quotidiane. devo essere onesta, i tempi con cui si fanno questi lavori sono davvero terrificanti, nel senso che si va tutto al volo, non hai tempo di leggerli, non hai tempo di avere un'aderenza al personaggio, di analizzarlo. Per cui, essendo un'attrice, una regista, patisco un po' questo, ma d'altra parte questo è il lavoro in questo momento e si fa e quando lo faccio. Come tutte le cose che faccio, le faccio al meglio, mettendo giocosità, divertimento. Perché E poi poi alla devo dirti fine, una cosa: dimmi. ogni volta che faccio MasterChef, anche se è un secondo turno, quindi sono anche riuscita a incastrare la pausa pranzo, io inizio a salivare, inizio ad avere fame. Per cui mi piace, perché soprattutto questo genere,
e poi inizio a pensare, ecco, potrei cucinare, ecco, ma questo piatto non lo farei mai. Ma quindi Patrizia Mottola, in cucina com'è quando stai nella tua casa serena e tranquilla, quei 4 minuti abbiamo capito, non sono più di 4 veramente, ma questa si dice, ah, questa sera voglio cucinare cosa? Mi piace tantissimo cucinare, mi piace cucinare, invitare amici a casa, amo la buona tavola, amo proprio stare insieme agli amici a tavola. Quindi sei devastata in questo momento te, col fatto che non si può manco andare a casa degli altri. Sì, mi manca tanto, mi piacciono le grandi tavolate, da buona origini campane, amo proprio il piacere della tavola condivisa. Senti Mosè, ma tu sei cuoco o ti fai cucinare? Come funziona per te? La seconda, con grande vergogna. In realtà io vorrei imparare ad avere un po' di dimestichezza in quel campo, però c'è scarsa fiducia, credo, da parte di chi dovrebbe concedermi questo privilegio. Ah, ma perché privilegio. Proprio ti viene detto no, levate, come si dice a Roma. Forse, dai. Sì, sarebbe meglio evitare, però in realtà, insomma, quando sono da solo mi piace, non è una cosa che mi pesa, mi piace anche, insomma, mettermi alla prova su qualcosa che è un po' più mi fa perdere un po' più di tempo, ecco, non magari nell'immediatezza delle cose rapide e indolori, ecco. E allora, però, Mosè, primi o secondi, dov'è che tu lasci la bocca? Allora, devo dire che essendo io un grande amante della carne, sono i secondi a intrigarmi un po' di più. Però delle belle spaghettate, una però buona io pizza, ti però devi una scelta devi fare nella vita, se fanno le scelte, primi o secondi, Mosè Singh? Secondi, ti secondi. Dico secondi comunque. Patrizia Mottola, primi o secondi? Primi. Tra l'altro io non ho mangiato, ho una fame che non ve lo so neanche a dire, per cui cambiamo argomento, vi prego. Però aspetta, no, perché questa è un po' a catena, no? Va un po' a ruzzolare, come una slavina diventa. E se dei primi, qual è il tuo primo top? Allora, io amo cucinare i primi perché mi diverto a sperimentare, per cui le paste, inventandomi dei sughi con quello che è in frigo, mi piace davvero giocare. La creatività che metto quando recito la metto anche poi quando creo i piatti. E invece, Mosè, il tuo secondo top qual è? Ma allora devo dire che citavo la carne prima, quindi a me piacciono quelle belle fiorentine, belle, buone, insomma, abbondanti. Quindi 800 grammi di fiorentina almeno. Sì, esatto. Al sangue? Sì. Al sangue, sì. Vabbè. È che io che non sono un carnaro, io sono un pascia, vabbè, se vede, sono un pasta asciuttaro, no? Quindi quando mangio la carne la voglio bruciata, infatti non me la faccio fare la fiorentina perché insomma è buttare i soldi, te la fai fare la fiorentina carbonizzata, non va bene assolutamente, non si può fare. Però vedi quante cose scopriamo. Ma invece, se Patrizia Mottola deve andare al mare oppure in montagna, dov'è che va? Dov'è la tua preferenza? Allora, anche lì, se hai voglia di un po' di pace e tranquillità, la montagna è un luogo in cui riesco a pensare, a meditare, e comunque il mare mi piace tantissimo, in qualunque stagione, dipende dai momenti. Devo dire che in questo momento ho voglia di mare. Beh, tanta voglia di mare. Ragazzi, abbiamo voglia di tutto in questo momento. Adesso vi faccio quella domanda che vi volevo dire prima. Mosè, mare o montagna? Dove vai tu? Mare. Bello col mare, giocava a racchettoni sulla spiaggia, è giovane, c'ha ragione. Ma allora, Mosè, la prima cosa che farai domani? Allora, immaginiamo uno scenario, ormai sembra fantascienza, cioè la normalità e diventa fantascienza. Domani ci svegliamo e ci dicono, tana libera tutti, è finito, non c'è più il Covid. Qual è la prima cosa che farebbe Mosè Singh? Primissima cosa è abbracciare pubblicamente i miei affetti più cari, i miei colleghi, fare delle belle, insomma, tavolate in cui si può stare insieme senza la preoccupazione di essere uno troppo vicino all'altro, con la mascherina appena ti alzi. Fare anche un bel turno di brusio, perché mi manca anche il contatto a lavoro. È vero, al lavoro siamo diventati dei... Io dico sempre, sì. Canto la solitudine della Pausini, dico, scusate, ma aprite le colonne incise, perché almeno c'ho... questo, quell'altro in cuffia, cioè dei colleghi. Patrizia, la prima cosa, domani è tana libera tutti, tu lo scopri, che cosa fai?
Ma io ho una gran voglia di prendere la valigia e farmi un bel viaggio, andare all'estero, ho proprio voglia di viaggiare. Ma per esempio quale potrebbe essere una meta estera che ti potrebbe piacere adesso? Torniamo al mare, per cui andrei in Thailandia, andrei in un posto di mare bello. Un posto di mare bello, hai ragione, un posto di mare bello che ci manca veramente caldo. Tanto. Caldo, sì, al caldo, quello che ci hanno negato, che purtroppo è andata così. James e Federica hanno mandato il loro controselfie al 328-7948-796 di Torino, quindi sono vicinissimi. Sono vicinissimi a Patrizia, veramente a un tiro di schioppo. Mentre invece lui è sempre in Piemonte, però è da Omegna Lago d'Orta e Paolo ci manda il suo controselfie sempre al 328-7948-796. Giuseppe, cambiamo completamente zona, arriviamo in Campania, ha fatto questo composite per voi. Che bello! Guarda che bellissimo, bello. Grazie! E soprattutto ci augura in questa maniera la sua buona Pasqua, evviva! Mentre andiamo in Puglia, andiamo a Trani, Luigi in questa maniera ci saluta. Veramente abbiamo, oltre a Zurigo, oltre a aver scavalcato le Alpi, abbiamo veramente tanta partecipazione in giro per l'Italia ed è una figata. Io vi lascio un attimo tranquilli perché ho un piccolo consiglio da dare ai nostri ospiti. Ricordiamo che su Radio Cigliano non si fa pubblicità per il suo statuto, ma questi sono scambi di link e questi permetteteci di farli perché è semplicemente visibilità. Dopo cena con è in diretta video anche sulla home page di voci.fm, la testata giornalistica italiana dedicata al mondo della voce. Per restare sempre aggiornati su radio, doppiaggio e uso della voce basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. E con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, l'alleato numero uno per mantenere e ritrovare tutta l'energia della nostra voce. Voxil Voce Gola è un prodotto dei laboratori Pier Fabre. In diretta su Radio Cigliano alle 22.30 siete all'ascolto e ovviamente alla visione, perché quella non ce la toglie nessuno, di Dopo Cena con e a Roma siamo in zona arancione. Di giorno è consentito uscire. Una lunga passeggiata stimola il sonno serale, invece no, è super attivo, pronto. Alessio, sì, lo so. Sono sì. Io. Certo. Sono Cristian. Ciao Cristian. Saluto a tutti voi, il tuo pubblico, grazie. I tuoi ospiti. Grazie. Patrizia Mottola, Musa Singa. Eccoli qua, grazie. Cosa dire Alessio? Dimmi. Una tragedia. Perché cos'è successo? Ho finito il vino. Vabbè, mamma mia, chissà che credevo. Bevi l'acqua, no? Ma quale acqua, Alessio? Diceva il mio vicino anziano. L'acqua? Io non me lavo, figuriamoci se me la bevo. No, vabbè, ma che schifo. Comunque, stasera sì. Ho lo scazzacazzi in videochiamata. Oh. Sai quelli sottobanco per fare l'ascolto? Ma va, era un po' che non ce ne portavi uno. Questo sarà sicuramente negato. Mm. Non ho dubbi, amico mio. Vabbè, senti coso, leggi quello che ti ho inviato e non mettere appoggiature. No, no, non le mettere che altrimenti si arrabbia. Wendy, forse è bene che tu sappia che... Quando vieni qui mi interrompi. Ma questo è Shining, sentiamo, sentiamo. Mi distrai, mi fai perdere il filo. E mi ci vuole un casino di tempo per ricominciare. Mettiamo una regola nuova, ok? Hai capito, questo non è niente male, Christian. Sì, in effetti è molto bravo. Senti, amico mio, una domanda e poi ti porterò all'Egio sicuramente. No, no, come all'Egio? Non è questo il modo per andare all'Egio. Birra o vino? Ovviamente birra. Tu ops, risposta sbagliata. No, no, aspetta, lo scarti perché non beve vino. Alessio, mi marombar du cacchio. Come te lo devo dire, Alessio? Sì. Se non bevi vino, io diffido. Lo so. Cosa dire, amici miei? Non lo so. Non sono luoghi comuni. Perché i luoghi comuni sì. Nascono da realtà conclamate che si ripetono nel tempo. Buonanotte, amici miei. Buonanotte a voi. Cioè, così ci ha salutati? Senza neanche un impropero, senza neanche una parolaccia. Ha imparato. Vedete che imparano tutti. Ricordiamo che su Radio Cigliano Christian Incazzante è scritto e interpretato da Angelo Venezia. Roba da doppiatori, un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mondo del doppiaggio, dal dialoghista al fonico all'assistente. Il loro obiettivo è dare voce alle voci, oggi anche attraverso un innovativo servizio di Dabrill dedicato ai professionisti. Si tratta di un biglietto da visita a formato video per mostrare a committenti
studenti e associazioni le proprie skill in supporto alla ridotta possibilità di fare provini a causa della pandemia. Sui loro social trovate come sempre interviste, dirette e tanti contenuti di approfondimenti quotidiani. Mentre Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio, agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi, oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento, li abbiamo visti prima James e Fede, www.vocianimate.it. Meno male che me lo so ricordato. Oh, ve lo faccio vedere perché ce l'ho qui, ce l'ho proprio sotto mano. Clint Caramera Eastwood è l'ultima fatica di Gerardo Dicola, è un libretto piccolo, guardate, non ci si mette molto a leggerlo, leggetelo perché porterà, io lo trovo geniale, ripercorre le vicende artistiche di Michele Caramera, Clint Eastwood, Sergio Leone, Emilio Cigoli e Maria Pia Di Meo, tutte vicende che a un certo punto si sono intersecate, determinando per i protagonisti un prima e un dopo per le rispettive carriere. Ho ancora un altro suggerimento da darvi, nostro collega, amico, ho lavorato con lui in Ossì, che bravo attore, che brava persona, Luca Ward, Il talento di essere nessuno, lo sta presentando da tutte le parti, lo presenta anche qua su Radio Cigliano e magari verrà anche a presentare di persona, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo andate a comprare il libro di Luca Ward in tutti gli store o le librerie fisiche. Allora, i nostri amici di Roba da Doppiatori hanno preparato queste emoticon per voi. Per quanto riguarda Patrizia, abbiamo Giulia in Ken il Guerriero, ormai tanti anni fa, ma te la porti dietro proprio come un adesivo, come un tatuaggio sul corpo. Tricky in Amtaro e Devon Verwarsaker in Ned Scuola di Sopravvivenza. Ti chiedono qual è stato il più difficile da fare e qual è stato quello che ti ha dato di più. Beh, sicuramente Ned, perché mentre lo facevo pensavo effettivamente a come anche piccoli suggerimenti possono aiutare i ragazzi che vanno a scuola a superare le difficoltà che tutti noi abbiamo passato con i professori, con la mensa, con la difficoltà a superare delle verifiche. Devo dire che sono particolarmente affezionata a Ned, Scuola di Sopravvivenza, proprio perché era bello, lui suggeriva suoi coetanei come sopravvivere al delirio, ancora di più con la DAD, la scuola a distanza, come sopravvivere alla scuola. È bello. Poi, tra l'altro, ai professori, a quello forse, che ci chiedono. Forse noi che siamo generazione anni 80, insomma, eravamo ragazzi in quel periodo lì, forse trovare un cartone animato che abbia dia degli insegnamenti, dia dei suggerimenti, lo troviamo comunque più utile di un cartone animato fine a se stesso, possiamo dire, questo sicuramente anche per aiutare la tua scelta, diciamo. Esatto, esattamente. Mentre per Mosè abbiamo, allora li dirò malissimo sicuramente, Zenitsu, non è questo, è questo, quello era Christian incazzante, Zenitsu in Demon Slayer, Alex Andersen in Vikings e Bartolomeo in One Piece. Più soddisfazione e più difficoltà? Allora, Zenitsu, più soddisfazione perché è stato quello che mi ha permesso di entrare in contatto con tanti ragazzi e mi ha fatto vivere dall'altra parte della barricata le emozioni che per esempio tu e Patrizia avete fatto vivere a me durante, insomma, il mio percorso di crescita, perché insomma è bello crescere con le vostre voci ed è bello pensare che adesso qualcuno stia facendo altrettanto con me, quindi da un punto di vista di soddisfazione sicuramente Zenitsu è quello che me ne sta dando di più. Ivar sicuramente più difficoltà per tutte le sfaccettature che ha con sé, per avere un attore bravissimo alle spalle e per essere stato un ruolo che appunto mi è arrivato quando ero proprio agli inizi. E mi permetto di legare un piccolo ricordo a Bartolomeo, è l'unica lavorazione invece che mi lega ad un collega che non c'è più, con il quale purtroppo non ho lavorato insieme, ma è Roberto Draghetti, che faceva l'antagonista di quel film, e voglio ricordarlo, insomma, perché secondo me ha fatto un lavoro eccezionale. Lo ricordiamo tutti quanti, sono le cose che non vorremmo mai dire, sentire, quant'altro, veramente... Roberto, anche a te un saluto sempre, dovunque tu sia in questo momento. Il quarto pezzo di Mosè Sing,
Ce ne sono due. In questo caso sarò sistematico anch'io e dirò 4. Sistematico perché che sei andato a saltabeccare? Questa volta però è il quarto, quindi 4. Ah, vabbè, hai fatto una sistematicità tua, te la sei creata in questa maniera. Solo in questo caso. Senti, perché l'hai portato? Perché racchiude, secondo me, a 360 gradi quello che è il sound di quegli anni che mi piace da morire. Cioè proprio il ritmo, anche la vocalità, il modo di gestire proprio la canzone, oltre ad essere insomma legato ad un film che mi piace particolarmente, che ritengo iconico per tanti. Io... E quando ascolteranno mi daranno ragione. Allora, su questa intro si ballava come dei matti, si pestavano i piedi, si battevano i piedi come faceva Jennifer Bills in Flashdance, e lo facevamo anche nelle feste, quelle dove poi tra l'altro si ballava così, si ballavano i lenti, che voi non sapete manco che cosa sono, con le mani dritte come se fossimo dei pezzi di legno. Michael Selmello, Maniac su Radio Cigliano. Quant'era che non la sentivo questa? Ma guarda, guarda, pure Patrizia è partita. Con sto ritmo non si può, non si può, veramente. Sì, è stupenda. Senti, ma allora, Patrizia, tu che hai un percorso attoriale veramente a 360 gradi, ti senti... Poi il doppiaggio è sicuramente stata una tua attività predominante per tanto tempo e forse lo è ancora, ma ti senti comunque prestata al doppiaggio, nel senso che il tuo cuore sta più sulle tavolacce, sta più davanti a una telecamera, sta più davanti a un pubblico piuttosto che una sala di doppiaggio? Come la vedi? Perché sai, quando uno ha fatto tutto a 360 gradi, magari un pezzettino di cuore l'ha lasciato da qualche parte. Tu l'hai lasciato? Confesso, il doppiaggio è arrivato come una seconda chance, perché io ho iniziato a fare teatro, ho fatto tournée internazionali col Teatro Stabile, con Luca Ronconi, poi sono arrivata alla radiofonia, agli sceneggiati radiofonici, alla televisione, al cinema. Il doppiaggio è stato un ripiego, perché mi permetteva di avere continuità, perché questo è un mestiere particolare, e in quegli anni di stare vicino anche alla mia mamma e mio papà, che non stavano bene, per cui era difficile conciliare le tournée, questo lavoro, che è un po' da girovaghi, da circense, sì, perché sei sempre in giro, per cui effettivamente felicissima di averlo fatto, perché amo il doppiaggio, però nasco proprio con la voglia di recitare davanti a una macchina da presa, davanti a un pubblico vero, per cui per alcuni è impensabile stare davanti a una macchina da presa o davanti a un grande pubblico. Io sono felice quando migliaia di persone davanti, o quando ho la possibilità di stare su un set. Le platee, quando risponde la platea, è proprio l'apoteosi del nostro lavoro, cioè il momento, il culmine dell'iceberg, sei proprio al cima al mondo. Mosè, tu hai fatto invece un percorso più simile al mio, sei partito dal doppiaggio, giusto? Sei partito... Ho fatto un po' di teatro prima di arrivare al doppiaggio, ma è sempre stato finalizzato al doppiaggio. Propedeutico, cioè... diciamo. Esatto. Ma esatto, hai voglia? Quindi... Hai voglia del riscontro con il pubblico? Noi siamo in ombra, no? Siamo delle figure che fino a quattro... Io... Patri, ma quando eravamo noi al liceo, quando eravamo... Ma chi diceva, facevi doppiaggio? Ma nessuno sapeva minimamente che cosa fosse, ma anche dopo il liceo, anche all'università. Fai doppiaggio? Ah sì, e fammi bombolo. No, non è esattamente così, capito? Non è esattamente così. Quindi, Mosè, c'hai voglia anche di calcare le scene, di una telecamera, di un pubblico? Sì, a me piace tutto quello che è recitazione. Poi il doppiaggio sicuramente rimane comunque quel sogno nel cassetto che avevo da bambino, per cui ci sono particolarmente legato, ed è la mia attività quotidiana, quindi è ovvio che lì abbia un... mi sento quasi a casa, ecco. Però a me piace tutto quello che è artistico e mi diverto anche in teatro, e mi piacerebbe provare anche l'esperienza della macchina da presa, che non ho ancora provato, ma sicuramente tra gli obiettivi della mia vita. Aspetta un secondo che vado a disannunciare. Hai detto la parola casa col doppiaggio.
E mentre Michael Sembello sfuma la sua Maniac dalla colonna sonora di Flashdance, Mosè mi provoca, nel senso che ha appena detto che lui si sente a casa in sala di doppiaggio. Allora, io non so Patrizia, io dormo bene in sala di doppiaggio, dormo benissimo. Se mangio pesante e vado in sala di doppiaggio a fare il secondo turno, io mangio pesante, cioè io ho raccontato a volte, c'è cioè un all you can eat vicino a una sala di doppiaggio particolarmente sfizioso, e quando si poteva andare negli all you can eat, io mi sono fatto un giorno tra primo e secondo turno 8 primi, 4 antipasti, 8 primi e 6 secondi. E poi ho fatto il turno, capito? Perché poi dentro la sala è come un Digger Cells, tutto va via, non lo so, è veramente casa, mi sento meraviglioso, è una cosa pazzesca. E Mosè mi ha stuzzicato un pochino ricordando che la parola casa legata alla sala di doppiaggio, per chi l'ha vissuta come noi intensamente nell'arco degli anni, è un po' vera questa cosa. Io ricordo, e poi dobbiamo fare il questionario di Proust, altrimenti saltiamo i tempi, ma io ricordo che anni fa era un periodo in cui facevo tanti quarti turni e lavoravo nella stessa società, ero in cooperativa, quindi lavoravo sempre nello stesso stabilimento. Chiesi se era possibile mettere una brandina in una stanzetta, in maniera che ero giovane, ero ragazzino, avevo 20 anni, in maniera che manco tornavo a casa. Poi qualcuno mi disse: sì, ma la doccia. E dissi: in effetti non è che puoi fare, non è che puoi venire in sala, perché poi si stava a contatto, si facevano i turni, come li chiamo io, i turni platters, 4 o 5 persone de lato come i platters che si mettevano per prendere il microfono. Vabbè, cose di altri tempi. Bei tempi. Ma torneranno, oppure forse no. Però sai che cosa c'è, Patrizia? Li abbiamo vissuti e ce li portiamo dentro. Abbiamo avuto questa grande possibilità. Sì. L'anello di pellicola sappiamo che cos'è. Sappiamo che cos'è. È l'anello di pellicola e tutto quello che ci girava intorno. È il momento del questionario di Proust. Vi ricordo che si risponde botta e risposta, quindi non si argomenta. Che cosa successe? Che nel tardo 1800 Proust aveva un'amica adolescente come lui. Lei trovò una delle domande su una rivista inglese e gliele fece. Lui rispose, per iscritto mise via il tutto, trovò queste risposte 20 anni dopo, decise di non guardare cosa aveva risposto, di rispondere nuovamente, e oibò, si accorse, ma guarda un po' che si cambia nella vita, che quando le cose che hai detto a 20 anni a 40 ne dici altre, secondo me anche a 21 ne dici altre, perché poi la vita è fatta anche di momenti, no? del momento che stai vivendo in quell'istante. Però insomma, andiamo a vedere che cosa succede con il questionario di Proust. Vi ricordo, botta e risposta. Ah, a proposito, chi comincia per prima è assolutamente ininfluente. Silenzio. Dai, facciamo cominciare Mosè, facciamo rompere il ghiaccio a Mosè anche questa volta, è più cavalleresco questo. E allora, no. Signore e signori, il questionario di Proust per Patrizia Mottola e Mosè Singh. Mosè, il tratto principale del tuo carattere? Socievole. Patrizia, il tratto principale del tuo carattere? Curiosa. Patrizia, il tuo principale difetto? Disordinata. Mosè, il tuo principale difetto? Un po' gelosetto. Mosè, la qualità che vorresti avere? Più scioltezza. Patrizia, la qualità che vorresti avere? Pazienza. Patrizia, la tua occupazione preferita? Il cinema. Mosè, la tua occupazione preferita? Il doppiaggio. Mosè, cosa detesti più di tutto? La superficialità. Patrizia, cosa detesti più di tutto? L'ignoranza. Patrizia, cosa ti fa piangere? Le persone che parlano e agiscono con il cuore. Mosè, cosa ti fa piangere? La sensibilità. Mosè, cosa ti fa ridere? La spontaneità delle persone, quelle che non si vergognano di essere goffe e spontanee. Patrizia, cosa ti fa ridere? L'ironia e la giocosità. Patrizia, dov'eri nella tua vita precedente? Sicuramente mi vedo in un tempio antico.
Mosè, dov'eri nella tua vita precedente? In Oriente, in meditazione. Mosè, come percepisci il tempo che passa? Come un orologio che mi indica di non perdere il suono delle lancette e di buttarmi sempre. Patrizia, come percepisci il tempo che passa? È una scoperta continua. Il tempo per me rappresenta come una scuola in cui impari tante cose. Patrizia, cosa auguri al tuo peggior nemico? Di avere maggiore consapevolezza. Mosè, cosa auguri al tuo peggior nemico? Di comprendere il significato dell'empatia. Mosè, quando hai provato una grande emozione? È la prima volta che mi sono innamorato guardando negli occhi una persona. Patrizia, quando hai provato una grande emozione? Beh, quando sono nate le mie bimbe. Patrizia, il tuo sogno di felicità? Una casa immensa, immersa nel verde, dove poter scrivere, dipingere, creare. Mosè, il tuo sogno di felicità? Famiglia, poter avere una famiglia mia. Mosè, il tuo colore preferito? Blu. Patrizia, il tuo colore preferito? Azzurro. Patrizia, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di trattarmi bene, di volermi bene, di coccolare la parte più piccola di me. Mosè, vabbè, non è proprio precisa per te questa domanda, ma cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Accantona le paure, anche se ne hai poche, quelle poche, se non sono paure che ti fanno riflettere, non servono. Mosè, come vorresti morire? Consapevole di ciò che sono stato nella mia vita. Patrizia, come vorresti morire? Avendo lasciato un bel ricordo di me, aver lasciato una bella luce. Ed era il questionario di Proust per Patrizia Mottola e Mosè Singh. Bravi, bravissimi! No, bello perché queste sono cose che ci danno un'altra idea, una maggiore idea su come siete, e con la botta e risposta, senza dover argomentare, senza doverci mettere tante parole, che a volte, come diceva qualcuno, asciuga, no? Che meno parole si dicono a volte nella vita e meglio è, bisogna... Anche Patrizia, anche nelle sceneggiature, è vero, bisogna cercare di asciugarli i dialoghi, altrimenti diventa una soap. Verissimo, confermo. Altrimenti confermo. Diventa una soap. Alle 22.49 su Radio Cigliano e su Insta Radio, ovviamente, siete all'ascolto, mentre sulle piattaforme video alla visione di Dopo Cena, con la trasmissione del giovedì sera, questa sera con Patrizia Mottola e Mosè Singh. Io già so qual è il tuo quinto pezzo, Patrizia, perché lo so, è rimasto solo quello, perché l'hai portato. Che è la numero 5. Ah, certo. del brano. Un attimo, pensavo... Oddio, che mi sta chiedendo. Sì, mi ha fatto un attimo... La stanchezza. L'ultimo pezzo ha il concetto dello specchio. Il testo di questa canzone piace tantissimo, il concetto dello specchio, rispecchiamento e poi un po' quello che fa parte anche del doppiaggio di questo mestiere. Io ci ho fatto anche un film intitolato The Mirror, per cui lo specchio, e questo testo parla proprio del concetto dello specchiarsi e di iniziare da noi stessi a esercitare questo cambiamento che vogliamo vedere intorno a noi. Si deve fare in prima persona, perché dire aiutatemi non è sempre giusto. Si deve chiedere aiuto quando è necessario, ma altrimenti è necessario che sia in prima persona ognuno di noi a guardarsi nello specchio, come diceva Michael Jackson, Man in the Mirror, su Radio Cigliano e su Insta Radio. Oh, che bella! Questo è un LP strepitoso, cioè Bad è uno degli LP, vabbè, è uno degli LP più venduti nella storia del mondo. Quindi vorrei vedere che gli vuoi dire veramente. Allora, guardate, ho degli amici che ci mandano. Ignazio da Palermo ci manda il suo controselfie, grazie Ignazio, ma non è pago. Ciao, Ignazio. Non è pago, quindi che cosa fa? Guardate come vi vede, con una bella aiuola per Patrizia insieme
alla scuola di vita che dicevi, Ned, Tempesta d'amore, Magica Doremi, Picchiarello, La ragazza che saltava nel tempo, iCarly, anche iCarly, mamma mia, che meraviglia, l'ho visto tutto insieme alle mie figlie, guarda, tutto quanto. Mosè, abbiamo The Fall of Rich, questo è il titolo italiano anche, è rimasto questo, sì? Sì, mi pare di sì. Dovrebbe essere. Me lo ricordo vagamente. Vedi? Ah, allora non siamo solo noi, eh. No, anche tu, anche tu. Poi Pokémon, Dragon Ball, One Piece e Demon Slayer. Questi sono i nostri amici che ci mandano. Allora, io ho una marea di controselfie da mandare ancora. Se mi date un attimo, li mandiamo approfittando della canzone, perché poi preparate la pagina 4 della scaletta per il brano di prosa, ma voglio andare a vedere, oh guarda, li faccio vedere proprio uno per uno, perché è anche giusto. Allora, lui è Michele, da Ancona. La grande Patrizia è Mosè giovane in questo settore a cui auguro un grande futuro. Vedi, i nostri amici ci conoscono come le loro tasche, ragazzi, assolutamente. Tra l'altro, guarda che bella, tu sei un gamer, ti piace giocare, Mosè? Sai che probabilmente io non sono neanche in grado di tenere in mano quello che fino a poco tempo fa mi ostinavo a chiamare joystick e poi ho scoperto essere diventato joypad. Sì, è vero. Proprio sono negatissimo. Guarda, sono negatissimo anch'io, ma adesso mi sono preso la Switch, anzi se l'è presa mia figlia la Switch, e devo dire che ho iniziato. Patrizia, tu sei una donna tecnologica o sei una donna analogica? Come ti definiresti? Analogica e tecnologica per... obbligata necessità, per necessità un po' siamo per necessità noi, è vero. Allora, guardate che belli questi sono, mi piacciono tanto perché sono sempre abbracciati. Annalisa e Antonello da Scoppito in provincia dell'Aquila, che ci mandano il loro controselfie insieme. Evviva, splendidi. Che meraviglia. Mentre andiamo giù, aspetta, da Catania mi sembra c'è Melino, che c'ha un nome meraviglioso secondo me, Melino, bellissimo, che ci manda anche lui, si vede poco, ma il suo ok, perché dobbiamo essere un po' ottimisti, è vero, adesso non c'è tutta sta voglia di essere ottimisti come nel primo, tutti sui balconi a cantare, però forse, no, ci abbiamo ancora un minuto e 50. Patrizia, sto momento qui, come lo si deve vivere, sto momento tremendo? Con ottimismo, sapendo che tutto questo passerà, e questo è il segreto per vincere qualunque situazione difficile, sapere che, come diceva Edoardo, ha da passare la nottata, passerà anche questo, usciremo più forti. Mosè, come la vedi tu? Nulla va lasciato al caso, secondo me da tutto si può apprendere qualcosa, credo che possa essere veramente utile per rivedere anche i nostri concetti di priorità nella vita futura, quando tutto tornerà alla normalità, perché... Tutto tornerà alla normalità, è vero, sicuramente. Però bisogna apprendere, qualcosa vorrà pur lasciarci questo periodo e non è giusto relegare soltanto negatività alla cosa. Sicuramente sì, guardate, io c'ho qui i capolavori, allora, non perché gli altri non siano capolavori, ma perché ci sono dei nostri amici super creativi che fanno delle robe spettacolari. Allora, Fabio dagli Abruzzi, dalla provincia di Pescara, dipinge sui cappuccini, d'accordo? E questo, guardate che meraviglia. Wow, non si devono bere, adoro. Questi, non si devono bere. La creatività all'estero, la manualità dei nostri amici, spettacolare. E guardate questo, eccezionale. Questo è per Mosè, e quello prima era per Patrizia. Guardate che bello. I nostri amici, e come la nostra amica Franca da Superga, vicino Torino, ci fa vedere l'uovo di Pasqua, perché siamo arrivati, è quasi Pasqua, e anche da Genova, ma non mi ricordo come ti chiami, aspetta, Andrea, aspettate, devo disannunciare. Make the change, dice Michael Jackson. E sapete che vuol dire make the change? Vuol dire che quello che vogliamo cambiare possiamo dare una mano interessante, importante a cambiarlo. E quindi facciamo, cambiamo, aiutiamo a cambiare, perché è veramente necessario. Allora, quel nostro amico era... Aspetta, perché poi io mi incazzo quando mi dimentico le cose, da morire proprio.
non lo trovo più, credo comunque Alessandro da Genova, se non è così corrigeretemi, mi corrigerete come diceva qualcuno ben più importante di me. Un saluto in diretta dalla struttura per disabili di Volpiano da Raffaele, provincia di Torino. Patrizia, ho avuto modo di conoscerla durante un turno di doppiaggio in PV, dolcissima e bravissima, Mosè meraviglioso nel ruolo di Ivar in Vikings, e Raffaele che fa sicuramente un lavoro più importante del nostro, diciamo la verità, ogni lavoro ha una sua dignità, ma loro si stanno facendo un mazzo pazzesco ed è il momento, sempre il momento di ricordare che grazie e di ringraziare, ricordare e ringraziare. Assolutamente sì. È il momento della prosa, brano di prosa, e vabbè, come... voi mi avete suggerito, mi avete detto, ma sai, i tuoi ospiti sono sempre molto inchiodati al leggio, recitate sulla faccia di altri che hanno già fatto, e questo lo sanno fare tutti, a parte che vi sfido, come dico sempre io, non so se vi è mai capitato di trovare una tiratona di quelle tremende che c'ha nomi, cose tremende, pazzesche, e dire al direttore, io ogni tanto dico al direttore, senti, questa la metti da parte... Per chi dice, ma che ce vo' a fa doppiaggio? Ecco, vieni a fare sta tiratona, perché a volte ci sono delle robe dove non riusciamo a uscirne noi, veramente. Vero, Patrizia? Delle cose vero. Impronunciabili, fortemente piene di termini, ma anche di incontri di parole difficili, perché esiste anche quello nella nostra vita. Sì, a me è capitato di dover doppiare in russo, quindi... Devo parlare in russo in questo The Teacher, un film che è stato anche candidato, e volevo morire, due pagine in russo, io, figurati, so parlare a stento l'italiano, figuriamoci il russo. No, vabbè, ma io ho recitato in farsi, ti dico solo questo, avevo un consulente che non so neanche di afgano, credo che sia la lingua dell'Afghanistan, credo che sia, in un film di non mi ricordo neanche chi, tanti anni fa, avevo il consulente afgano, e devo dire che a un certo punto la cosa bella fu che ero tutto pronto, ero messo lì, ho detto dai, mi ero scritto tutta la pronuncia fonetica sul foglio, perché così facciamo ovviamente, non è che possiamo ricordarci niente, dove appoggiare, dove fare le pause, pronti, incidiamo, la dico tutta quanta, si riaccende la luce in sala, mi giro verso il consulente e dico com'è andata? E quello ha detto non hai detto nulla, cioè quello che hai detto non vuol dire nulla. Cioè, ho detto lo so cosa, veramente delle cose pazzesche. Quindi per far vedere, ma non ce n'è bisogno ovviamente, ma per darvi questa piccola gioia di ascoltare i nostri amici anche in qualcosa che esula dal doppiaggio, abbiamo preso un brano di prosa, e oggi, amici miei, vi porto nei primi del Novecento. Chi è che non ha letto Emilio Salgari, che non ha letto quello che poi sarebbe diventato Sandokan successivamente? È il primo romanzo di Emilio Salgari, targato 1900, e si chiama Le tigri di Mompracem. La notte del 20 dicembre 1849, un uragano violentissimo imperversava sopra Mompracem, isola selvaggia, di fama sinistra, covo di formidabili pirati, situata nel mare della Malesia, a poche centinaia di miglia dalle coste occidentali del Borneo. Per il cielo, spinte da un vento irresistibile, correvano come cavalli sbrigliati, mescolandosi confusamente nere masse di vapori, le quali, di quando in quando, lasciavano cadere sulla cupe foreste dell'isola furiosi acquazzoni. Sul mare, pure sollevato dal vento, surtavano disorientatamente e si infrangevano furiosamente enormi ondate, confondendo i loro muggiti con gli scoppi ora brevi e secchi ed ora interminabili delle folgori. Né dalle capanne allineate in fondo alla baia dell'isola, né sulle fortificazioni che le difendevano, né sui numerosi navigli ancorati al di là delle scogliere, né sotto i boschi, né sulla tumultuosa superficie del mare, si scorgeva alcun lume. Chi però, venendo da oriente, avesse guardato in alto, avrebbe scorto sulla cima di un'altissima rupe, tagliata a picco sul mare, brillare due punti luminosi, due finestre vivamente illuminate. Chi mai vegliava in quell'ora e con simile bufera nell'isola dei sanguinari pirati?
E come dico sempre dopo la lettura della prosa, se quando studiavo e dovevo leggere Manzoni, più che altro tutti quelli che ci hanno fatti leggere a scuola, le poesie anche, se fossero state interpretate dai miei colleghi e amici, sicuramente sarebbe stato più bello. Che meraviglia, vi meritate sempre la Carnegie Hall, quella tirata giù per farvi l'applauso. È il momento dell'ultimo pezzo musicale, io so qual è. Mamma mia che pezzone. Mosè, ma che cultura anni 80 veramente che hai, anni 70 e 80. Perché l'hai portata? Perché secondo me questo rappresenta un must della musica, per la dicotomia tra e soprattutto il gioco tra immagini che si vengono a creare nella clip musicale e il titolo della canzone, in particolare una parola che è in contrasto con tutto ciò che viene rappresentato. È vero. E allora sapete che cosa andiamo a fare come ultimo pezzo? Manca ancora un quarto d'ora, non abbiamo finito. Questa è una delle canzoni che lui ha inciso nel suo album solista del 1985. Poi è stata ripresa nell'ultimo album, quello di chiusura della band, quando lui non c'era più. E io ricordo, diedi al telegiornale di Big l'annuncio della sua morte e mi prese un colpo, non riuscì a inciderlo, lo dovetti incidere. Sai quando dici lo facciamo per ultimo questo perché c'è troppo carico di energia? Freddie Mercury, Made in Heaven, ultimo pezzo di Mosè Singh in diretta su Radio Cigliano e su Insta Radio. Ah, che energia, veramente, grandissima. Allora, sì. Ho una marea di... aspetta che mi devo anche segnare... allora, questo lo facciamo vedere subito perché più che segnarlo lo faccio vedere. Andrea da Francavilla Fontana ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796. Adesso, appena abbiamo fatto vedere questi selfie, vi chiederò di fare il selfie di giornata. Patrizia forse non gliel'ho detto, adesso le spiegherò come si fa. Lui è il vincitore, esattamente, ha indovinato la clip di Mosè e Marco da Canicattì. Grazie Marco di aver mandato il tuo controselfie. Selfie anche tu. Mentre invece abbiamo Michele da Abbiategrasso, ci sta guardando, lo sta dimostrando, siamo là in diretta, siete là, quindi ci sta guardando sicuramente, grazie Michele. Francesco da Barletta, altro operatore sanitario, altro infermiere, altro culo, altro ringraziamento, perché veramente assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi sempre un altro Francesco che fa un elenco di cose che avete doppiato e dice: mi avete accompagnato durante tutta la vita. Che meraviglia, ragazzi, che bello. Allora, stupendo. Vi chiedo di guardare, di mettervi centrali all'inquadratura e di guardare in macchina, perché tu non lo sai, Patrizia, ma faccio uno screenshot e lo mando a tutti quelli che hanno mandato anche solo un ciao al 328-7948-796. Quindi guardiamo in macchina ed è 3, 2, 1. L'abbiamo fatto! Lo avrete questa sera. Abbiate pazienza perché ho tante cose da fare quando chiudo la trasmissione. Lo avrete questa sera nella vostra casella WhatsApp. Quindi mi raccomando, abbassate il volume perché altrimenti facciamo casino. Allora, salve signor Cigliano, vi seguo da poco ma mi sono appassionata da subito. Un saluto a tutti da Brindisi. Però noi ci mettiamo la faccia, ce la dovresti mettere pure te, però ha delle belle unghie, quindi lo facciamo vedere. Bravissima, da Brindisi, non so come ti chiami, ma ci stai guardando e l'hai dimostrato. Andiamo a chiudere con i controselfie che sono ancora tanti. Buonasera a tutti, grazie Alessio per le dirette che seguo anche in replica. Un saluto a Patrizia e a Mosè che ho conosciuto in un evento a Torino lo scorso anno. E lui è Matti, che vediamo qui, ha mandato il suo controselfie sempre al 328. Ma certo, certo. Te lo ricordi? Te lo ricordi? Sei uomo, sei uomo da eventi quando si possono fare, Mosè, evidentemente? Ti piace? Sì, mi piace partecipare, incontrare il pubblico, incontrare la gente, mi diverto. E beh, evviva. Sempre, abbiamo fatto vedere quella bella coppia di prima, ce n'è un'altra, bellissima. Luca e Carolina dalla provincia di Savona che hanno mandato il loro controselfie e che riceveranno quindi il selfie di giornata tra pochissimo. Ne mancano quattro. Raffa, stasera pochi minuti per me, ma sempre meglio di niente. Evviva, è arrivata tardi. Patrizia, com'è stato doppiare Makoto, protagonista della ragazza che saltava nel tempo, se te la ricordi? Sì, me la ricordo benissimo, divertente, una ragazza in gamba ed è quello che vorremmo, un'abilità che vorremmo avere tutti, la possibilità di saltare nel tempo
Sarebbe una cosa bellissima per tutti. Guarda, prima di tutto vorrei il teletrasporto io, quello lo vorrei immediatamente, subito, sì. Perché quello mi farebbe tanto comodo, come diceva mia mamma, mi farebbe tanto comodo. Andiamo a disannunciare il disco, poi ho gli ultimi contro selfie da mandarvi e poi andiamo a disannunciare anche la puntata. Vabbè, Freddie Mercury non ha bisogno di niente, ha bisogno solo di ascolti, gli ascolti che ci ha fatto fare, che ci hanno fatto fare i nostri amici con tutte le canzoni che hanno portato oggi, con le quali li abbiamo conosciuti ancora di più. Mosè, complimenti, così giovane hai persino curato degli adattamenti, dice Giuseppe da Genova, ma è vero? Sì, ho adattato delle soap opera, dei documentari, dei reality. Ho curato le traduzioni dell'ultimo blocco di episodi di Dragon Ball, di alcuni episodi, e ogni tanto mi cimento anche in quello. Vabbè, devo dire che mi riconosco molto, io ero un altro di quelli, i miei amici andavano a giocare a calcetto e io stavo col videoregistratore e prima ancora, Patrizia, in moviola, io ho adattato in moviola e siccome ho fatto anche per un periodo l'assistente al doppiaggio, alternavo le cose e andavo a segnare i rulli di pellicola con la matita termografica in moviola e ti ricordi quando si spezzava la pellicola, quando si bruciava, dovevi fare con la pressa, e quando noi eravamo al leggio che dovevi inventarti qualcosa, il proiezionista si doveva inventare qualche cosa, perché se andava a fuoco la pellicola là non sapevi come fare, perché era bruciata, mancava un pezzo di pellicola, doveva più o meno capire quanti fotogrammi erano, mettere un nero, era una cosa veramente complicata. Manuale, molto. Ragazzi, il lavoro manuale, il lavoro che fa, scusate se lo dico, ma è una cosa che mi piace dire, che fa artigianato della nostra professione, perché è importante che resti, vero Patrizia, che resti artigianato? Sì. Così. Si parla di applicazioni israeliane che addirittura ti clonano la voce, ma l'anima, ma quello che facciamo noi, ma quando piangiamo mentre facciamo un anello, ma quando respiriamo con l'attore, ma quando diamo tutto quello che diamo a una scena e poi ce la portiamo a casa, come dici tu, quelle più forti. C'è bisogno di questo, il pubblico ha bisogno di questo, non ha bisogno di cose meccaniche. E proprio quando si recita, si doppia, qualunque cosa che facciamo con il cuore e con totale sincerità, allora arriva al pubblico. C'è bisogno di questo, disperatamente. C'è bisogno di questo. Senti, io chiedo a Patrizia un consiglio anche. Un giovane, Mosè ha sbattuto la testa, è arrivato, adesso sta facendo dei ruoli, ma un giovane di 18-20 anni con la passione del doppiaggio, ma vuole fare solo doppiaggio, non vuole passare dalla recitazione. Secondo te è possibile? Quale consiglio daresti a un giovane oggi? Beh, se vuoi fare il doppiatore devi essere un attore. Pensa che semplicemente per fare un minuto di film ci sono ore e ore e ore di lavoro, e se non sai recitare rischi di bruciare un lavoro immenso che hanno fatto gli attori, come diceva prima Mosè. Ci va un rispetto per questo lavoro, per chi c'è dietro, per una industria che richiede tanto artigianato, tanto lavoro, per cui non ci si può improvvisare, è un lavoro che va fatto con passione, con coscienza, e dove si impara sempre. È vero questa cosa. 50 anni e continuo a imparare ogni giorno. È vero che ogni volta è nuova. Cioè, chi dice, sai, ormai, vabbè, ho 50 anni, sono arrivato. Nella recitazione non esiste essere arrivati. Impari a seconda anche dell'età che passano, e impari con le sensibilità degli altri, ma anche con la tua, che cambia nel corso del tempo, diventa un'altra cosa. Esatto. E quindi ti dà. E riesci ad andare sempre più a fondo. È proprio una questione di la superficialità che è imperversa, e chi invece ha spessore, quindi riesce ad andare a scavare sotto. Quindi però un percorso quale potrebbe essere per diventare doppiatore secondo te? Proprio un percorso pratico più che teorico, che dovrebbe fare un ragazzo? Beh, intanto lavoriamo con la voce, per cui dobbiamo avere una grande flessibilità, duttilità di questo strumento, e come abbiamo detto nell'arco della serata, rischi poi di abusarne, di usarlo davvero portandolo all'estremo, per cui
conoscere la meccanica della voce, sapere usare queste, tra l'altro sono i muscoli più piccoli del nostro corpo, insieme a quelli dell'orecchio, e se non li usi bene rischi di farti male. Per cui conoscere benissimo questo strumento che è la voce, primissima cosa. Conoscere benissimo come funzioniamo, come respiriamo, perché poi devi riuscire a stare nel momento in cui hai dei turni, devi consegnare un lavoro che era da consegnare ieri, e devi stare in sala 6 ore, 8 ore ogni giorno, devi essere anche molto forte fisicamente. E poi c'è un lavoro interno ed esterno, un lavoro psicologico, un lavoro fisico e una grande resistenza proprio energetica. Devi riuscire a reggere anche la pressione delle consegne. A volte ci sono direttori che empatizzano, altre volte non empatizzano, a volte ti ritrovi. Quindi è un bel lavoro su se stessi che continua per tutta la vita. Non smette mai, non c'è un attimo nel quale uno si può sedere e dire vabbè, vedo scorrere il fiume. No, il fiume ti travolge sempre, è un fiume in piena che ti travolge sempre. Che bello, Patrizia, veramente. Ti ringrazio per questa visione che hai dato, che è veramente eccezionale, ci piace tantissimo. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la gradita partecipazione di Patrizia Mottola e Mosè Singh. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia e montate da Fabio Di Matteo. La storia del doppiaggio è scritta da Gerardo Di Cola. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voxil Voce Gola. Ringraziamo la radio partner Insta Radio che ha condiviso la diretta. Ringraziamo anche Voci.fm Radio che metterà a disposizione il podcast della puntata e Roba da Doppiatori che pubblicherà sulla sua pagina Facebook una sintesi della serata. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano. Martedì insieme alla banda di matti Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, con Marco Lorenzetti e Alessandro Giudici, io sarò qui a presentare Se Prima Eravamo in Due. Venite a vedere perché ci sono dei ragazzi che si stanno inventando una specie di startup di un cartone animato, una cosa eccezionale. Venite a vedere, venite a curiosare. Noi torniamo giovedì, su giovedì sera, sempre in diretta alle 21 con Dopo Cena Con. Ci sono dei ritorni, ma dei bei ritorni, perché li abbiamo un po' mischiati. Avremo Fabrizia Castagnoli e Giorgio Borghetti la settimana prossima alle 21 su Radio Cigliano. Io devo dare la sola di giornata a Mosè e a Patrizia. Che cos'è la sola di giornata? È una fregatura, piccola fregatura che vi devo dare. Intanto però permettetemi di ringraziarvi perché abbiamo fatto una bella puntata. Con Patrizia ci siamo conosciuti e spero che riusciremo comunque. Guarda, io dico sempre, mi piacerebbe lavorare anche insieme una volta. Pensa sì, che magari, sarebbe magari veramente bello. Pensa, due che fanno con questo grande lavoro. Grande onore e piacere. È pazzesco. Facciamo questo lavoro nella stessa nazione da una vita e non ci siamo mai beccati perché città diverse. Invece sarebbe bello un grande interscambio fra Milano, Roma e Torino e dovunque si possa fare doppiaggio. Allora, devo dare la sola di giornata, la fregatura di giornata. Chi la prende per primo? Io a questo punto, scusami, Patrizia, perché tanto la prenderò anche tu, ma direi che se la prende Mosè per primo. Va bene? Sacrifico io. Sacrificati. Giusto, giusto. Grazie Patrizia, grazie Mosè, grazie a tutti quanti. Mosè Singh. Mosè Singh, chiudi la puntata. Bene ragazzi, grazie per aver ascoltato la trasmissione, per chi l'ha solo ascoltata, e grazie per aver visionato la trasmissione, per chi ha avuto il piacere anche di seguirci in video. Vi saluto. Vi saluto e vi ringrazio naturalmente e vi do appuntamento, non per conto mio ma per conto di Alessio, ai prossimi appuntamenti della radio che saranno martedì e giovedì. Patrizia Mottola, chiudi la puntata. È stato un piacere condividere questo tempo insieme e vi invito a continuare a immaginare, a sognare il vostro futuro, perché nel momento in cui potete immaginarlo poi potete realizzarlo. E questo è un mantra che ognuno di noi, per qualsiasi lavoro deve fare, secondo me, nella vita, deve far suo. Grazie Patrizia, grazie Mosè, gli appuntamenti li conoscete. Restate con me perché stacco e ci salutiamo un attimo dopo. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao, ciao, buonanotte! Tutti.